E voilà, ci siamo di nuovo anche questo mercoledì. Ciao. Dan, ciao, parli Ciao alto. ragazzi. Dai, tutto Sei bene, vivo? Dan. Tutto a posto? Inizio col mio litro e mezzo d'acqua a puntata. Bravo, bravo, che la prostata c'ha i suoi problemi. Ma che gare. Beh, d'altronde, lunedì abbiamo festeggiato il tuo compleanno. Mio Probabilmente una 60. cosa Starei di ancora questo. smaltendo, giusto? Porca puttana, no, sono andata bene, dai, avete visto quanti regali? Sì. Eh sì, Era tutta la vabbè. lista o c'è stata anche qualche sorpresa? No, c'è qualche sorpresa. Il libro del ex caporedattore di Roxanne Francia. Ha fatto un libro divertentissimo, Quello che dove lui è continuava diventato. a perculare quelli di Rocksound Italia, giusto? No, no, assolutamente, racconta un po' della sua vita, perché lui nel frattempo è diventato, perché lui è diventato praticamente un attore comico, ma soprattutto un one man show. Fa degli spettacoli sold out a Parigi impressionanti. Ma tipo stand-up comedian? Ah? Tipo stand-up comedian? Sì, esatto. Ciao In Frankie! francese. Ciao Sì, piccola in Frankie. francese. Beh, ormai la stand-up comedian è la novità. Cioè, tutti lo Beh, fanno. un po' Cioè, di no, lo è da un anni. po', però. No, più Ma che altro poi è che è figurati. l'unica cosa che puoi fare nei locali, Esatto, quindi. in pandemia è tornata comoda un po' di E locali, c'è. No, e effettivamente. poi è bello perché ho avuto gli auguri, perché ci sentiamo ovviamente ai Ciao compleanni e agli Raffa. auguri. Ciao Raff, grazie per gli auguri. Mi ha fatto gli auguri anche l'ex caporedattore di Roxanne Portogallo, che si chiama Daniel Makosh. Ma E che tutti davvero? pensavano, no, tutti pensavano fossi io con uno pseudonimo che Beh, in gestissi effetti. anche il giornale portoghese. Io che capito. Cioè, le uniche due parole portoghese che so erano quelle che diceva Cerezo, praticamente. Ciao Quindi. Momba, benvenuto. Cerezo, ragazzi. Vabbè, il Perché primo che è proprio Cerezo benvenuto. con tutti i brasiliani che sono venuti alla No, Roma? perché Cerezo è figo, era un Vabbè, c'era mito. Renato Portaluppi. Capirai, beh, Cazzo è l'Andrade anche, vai. Portaluppi? Minchia, Renato Portaluppi, Ma che grandissimo. cazzo, ma no, quelli della Roma io Ha non li conosco. praticamente ha finanziato tutti i locali della Roma, cioè di Roma e non tutte le Cos'era discoteche e un non. periodo Ciarapico? No, Portaluppi è prima di Ciarapico, credo. Cos'è? Ma tu sai che non lo so. Comunque Renatone è un mio mito personale. Avrà giocato tipo da sobrio forse due partite alla Roma. Forse. Le peggiori. Un pre Nainggolan. Forse le uniche due, insomma, Sì, perché. esatto. E poi c'era anche l'altro, Andrade. Ti ricordi Andrade? Beh, ma Andrade era quasi normale, dai. Sì, ma No. era scarsissimo. Vabbè, cioè E adesso non è giocava che alla voglio Roma. andare a fare. Era la Roma No, di quella invece... allenatore. Di No, quell'allenatore cioè, allora, lì. parliamo delle cose serie, Dan. Carlo Parliamo delle cose Sbianchi. serie. Allora, Mamma ragazzi, mia. scusate, Parliamo vi delle cose interrompo un serie. attimo. Dan, ti dovresti alzare un po' di volume che ti si sente un po' basso. E tu, Ok. Ciccio, magari ti abbassi un pelino, giusto per. Poi ditemi. Sì, capo. Perché sei un po' Allora, distruzzi a camminare. dov'è che fammi vedere le impostazioni. Non c'hai i pirulini sul microfono. Vabbè, No, scherzo. non sono la solita postazione, Ah, già è Alfredo, vero si è che accorto? scusami, hai ragione. Sei esiliato oggi. Come sei esiliato? Esiliato, dove Infatti, cazzo anch'io. è? Eccolo qua. Che No, Dante, si sente succede? bassissimo. Così va bene? Così va bene? Sì, perfetto. Così va bene? Meglio, dai, oh, così almeno ci sentono tutti, che sennò. Comunque, prima di far entrare il nostro ospite, volevo chiedere a Dan. Dan, cosa facciamo con Francesco e Ilari? Come la risolviamo questa questione? È tutta una cazzata. È già andata in porto, finita. Stanno di nuovo insieme, sono tutti felici. Ma sì, ma è una Famiglia cazzata. Sono tutti allargata, insieme? anche Sono Noemi. tutti felici? A Io me per non un risulta. attimo ho pensato che la Noemi che si faceva Totti era quella Noemi che si faceva Berlusconi. La Madonna. Poi mi ha detto, ma Letizia, no, non è Noemi lei. Letizia, Letizia Noemi, come si Esatto. chiamava quella là? Poi ho pensato, allora è Noemi la cantante. No. E invece non è neanche lei, un'altra Noemi ancora. Tutto Vabbè, molto interessante. ragazzi, io per introdurre il nostro ospite ho già una giusta tazza, perché qua si parla di non solo di La Torino tazza del città. Bordeaux. Scusatemi, aspettate un attimo. Questa è per punizione, lo rimuovo Hai per fatto bene. punizione. Cioè, la tazza è Bordeaux, ragazzi, ma esiste ancora il Bordeaux Calcio? Sì, esiste, penso di sì. Ma Non lo sai neanche tu, perché esiste ancora il chiaramente. Bordeaux colore?
neanche il bordo colore, sì. Tinto. Andava molto di moda. Non va di moda, non va di moda. No, negli anni 80. Va di moda. No, il bordo. Frankie, stai calma. Scusami. Cioè, è tutto a posto, è tutto rientrato. Non c'è più nessun mito. Ma l'ho detto anch'io. Tutto a posto. Ma com'è che si chiama la figlia che si chiama Totti. Chanel? Pensa alla povera Chanel. Come faceva la povera Chanel? Pensa se la chiamava Louis Vuitton. C'è sempre un peggio, vedi? Allora, facciamo entrare l'ospite perché dopo questa sei veramente bocciato. Allora, da Torino, perché è del Torino e quindi finalmente mi supporta qualcuno nella fede granata, abbiamo Eugenio dei Ball Brigade. Aspetta che lo tiriamo dentro subito. Boom! Ciao Eugenio! Quindi quel boom. Ciao ragazzi! Ciao Eugenio! Ciao, buonasera a tutti! Benvenuto! Ti chiamiamo Eugi? Sì! Oh, ok, ma quindi quel bull di Brigade è legato al toro? Sì, è legato al toro, sì, esattamente. No, perché non avevo... Cioè, siccome abbiamo tutti ascoltato il disco, abbiamo parlato dei Bull Brigade attraverso la fase e tutto, però non avevo collegato le due cose, non... È romanista, Eugenio, perdonalo. Non ricordavo della loro provenienza torinese, tutto qua. Ma Torino? Sì. Vabbè, sì, diciamo come indicazione geografica tipica, sì. Poi ovviamente siamo un po' distribuiti nell'Interland. Certo. Però sì, siamo cresciuti, proveniamo dal vivaio della Motor City, sì. Ok. È la nostra Detroit. Sì, tra virgolette, se sì, ci piace considerarla in questa maniera, insomma. Fra l'altro, voi parlando giusto subito di Motor City, è praticamente la vostra label che avete creato, no? Il management label, chiamiamola. Ma sì, in realtà è una roba che è nata quasi per scherzo, nel senso che noi abbiamo sempre fatto robe un po' a livello locale, sempre in ambito sottoculturale in città. Poi a un certo punto avevamo bisogno di trovare una maniera un po' più pratica, perché finivano sempre le copie dei dischi e spesso e volentieri queste piccole realtà con le quali collaboravamo magari mandavano in stampa la prima tiratura, poi quando era ora di darci i dischi per nel mezzo del tour volevano poi dedicarsi ad altre uscite per magari implementare il catalogo e facevamo sempre fatica. Allora avevamo fondato questa, tra virgolette, piccola etichetta, che in realtà era un semplice nome che ci eravamo dati per stamparci in maniera autonoma le copie che ci servivano per le date, che poi ha preso piede con il contributo un po' anche di altre persone che hanno voluto unirsi. Abbiamo iniziato a fare cose un po' più articolate, a dedicarci anche ad altre band, a collaborare con altre realtà, e quindi sì, abbiamo messo poi insieme un contenitore all'interno del quale poi ci sono diversi ragazzi che in maniera abbastanza amatoriale, diciamo, e hobbistica, portano avanti le loro passioni, ecco, sì. Beh, però lì dal sito c'è uno store eccezionale dove c'è di tutto, oltre ovviamente alla cosa dei Bull Brigade, che è ovvio, ma... Sì, adesso c'è... Vabbè, sì, abbiamo messo un po' di dischi che vendiamo e poi abbiamo lanciato questa sorta di format che si chiama Dress Your Art, col quale andiamo a realizzare delle magliette che però, anziché essere delle band, raffigurano una canzone particolare della band. Quindi abbiamo fatto Taglionetto senza anima dei frammenti, abbiamo fatto Senza amor non vale nulla dei Su Disorder, adesso abbiamo in cantiere di farne una che è Nati per niente dei Nabat. E tutta una serie di cose così che portiamo avanti per finanziarci. Cioè, ovviamente tutto questo è facilitato dal fatto che abbiamo dei ragazzi che sanno lavorare molto bene dal punto di vista grafico e dal punto di vista anche della costruzione di siti e di store. E quindi piano piano stiamo cercando di fare robe sempre più carine.
No, perché... è veramente figo, è proprio bello. Intanto lo sto mostrando anche... Siete, praticamente siete tu, Eugenio e i resti della band, oppure non ho capito? Ah sì, c'è... Ci sono un paio di ragazzi della band che mi danno una mano e poi c'è un altro ragazzo che si chiama Nino che fa il grafico di professione, l'illustratore, che lui segue questa parte qua delle grafiche. Ha già, e lui sta facendo anche diversi lavori fuori, ecco, sì, sempre in questo ambito. No, la cosa bella è che secondo me la figata di Motor City, ma comunque... di anche un po' dell'approccio che avete come band è che da realtà locale che segue la sua zona e che poi si ingrandisce e va in giro, non avete dimenticato le origini, nel senso che comunque su Torino e sull'area piemontese Motor City comunque da, non dico che dà la possibilità, però è un punto di riferimento in un certo senso, ed è una cosa. Perché ti spiego una delle cose buffe. Sabato abbiamo fatto una puntata della diretta che facciamo al mattino, di sabato mattino, ed è venuto fuori il discorso di Ball Brigade. Come una band diciamo della nuova ondata degli ultimi anni, anche se non è che siete proprio di primissimo pelo, che sta ottenendo un ottimo riscontro. Vuoi anche perché l'ultimo disco è molto bello e anche quelli prima, però... secondo me alla base c'è anche un approccio, no? un riscontro che va, non so, oltre la musica ed è più etico, non so se definirla così. Io non so se hai la stessa visione o se lo avete fatto involontariamente o comunque con una volontà. Però quello che ho percepito io dal primo momento è stato che non era semplicemente la band che vuol fare un disco e suonare, ma c'era un qualcos'altro, ecco. Ma sì, in realtà noi veniamo comunque da un percorso che è fatto e si è consolidato grazie ai rapporti stretti e quasi morbosi col nostro territorio, col tessuto sociale, con tutto quello che è l'ambito sottoculturale della nostra città, per il quale per molti e moltissimi anni siamo comunque stati un punto di riferimento e abbiamo sempre accettato e spesso ci siamo anche fatti carico di rappresentare e di metterci davanti, di supportare la nascita di nuove band, di aiutare, di organizzare in prima persona tour, di condividere tutto quello che era il nostro bagaglio di conoscenze, di metterlo a disposizione di altre band. Penso ad esempio al tour che abbiamo organizzato per i Mad Beat, che recentemente poi sono finiti sotto Indiebox e stanno comunque facendo delle robe carine, e l'abbiamo portato in Spagna, l'abbiamo portato in Sud Italia, abbiamo sempre cercato di coltivare o comunque di tenere accesa tutta quella che era la dinamicità di quello che succedeva attorno al punk rock e al punk hardcore in Torino, questo senza ombra di dubbio. Poi è ovvio che quando vai a fare cose e ragionamenti di questo tipo devi sempre comunque avere la consapevolezza del fatto che qualsiasi cosa che uno magari può o cerca di fare nell'ottica di alzare un po' l'asticella può sempre essere frainteso o comunque storpiato, interpretato malamente, quindi il percorso comunque è sempre stato molto step by step, e adesso sì, magari siamo arrivati a pensare e a mettere in pratica cose che magari ai tempi di Vita Libertà erano assolutamente inimmaginabili, come ad esempio pensare di andare a presentare un disco alla Santeria di Milano e mandarlo sold out in 7 giorni, poi da quando sono usciti i biglietti, e possiamo farlo comunque consapevoli del fatto che se magari ci chiamano a fare un benefit per la radio, per Radio Blackout, piuttosto che per qualsivoglia situazione che può pensare di aver bisogno di una mano, senza problemi lo andiamo a fare, ecco. Quindi c'è comunque un discorso che sicuramente ci portiamo per forza dietro, perché è il cammino nostro,
che, di ciò che siamo. Allora, già vedo che c'è chi ti fa un bel po' di complimenti, perché adesso Goblin Cutra, non so come si... ho letto giusto, scusate, ho lo schermo un po' Cutra. Lontano. Sì, non mai, mai, sì, 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 sì. No, perché la cosa... che grazie a Raffaele per, che ha fatto la sub, grazie mille Raffa. La cosa che ho notato io, vabbè, io conosco Genio ormai da... cosa sarà? Un annetto e mezzo, due più o meno. Sì. Più o meno due anni. È che comunque, cioè, a parte sapervi muovere, che non è neanche tanto ovvio e automatico, perché molte band alle volte vanno un po' dove capita, no? Però comunque vi siete sempre posti degli obiettivi, no? Fare le cose in una certa maniera, e quello che ho visto è che i risultati vi stanno ripagando, perché una delle cose, faccio questo piccolo excursus per spiegare quello che hai appena detto riguardo alla Santeria, è che comunque c'è un passaggio da locale a da centro sociale a locale, che magari può sembrare scontato nel 2022, ma per una band come la vostra, che è sempre stata molto legata, credo, ai centri sociali, non era tanto ovvio. Cioè, poteva, appunto, come dicevi tu, sembrare magari una roba in controtendenza. Però poi la realtà dei fatti è che comunque, se devi cercare di alzare l'asticella, come hai detto tu, devi comunque osare, no, un po'. E il risultato è che la Santeria è andata sold out. Cosa non tanto ovvia né scontata, e soprattutto anche perché siete andati sold out in piena pandemia, quando ancora... Non si sapeva se si riapriva o no, e nonostante tutto la gente i biglietti li ha comprati subito, e direi che è un ottimo risultato. Infatti, la data è spostata al venerdì di Pasqua, il 15 aprile, se non sì, il venerdì 15 aprile, sì, perché poi c'è stato quel decreto improvviso, che la terza ondata. Ma sì, in realtà ci sono dei ragionamenti un po' che sono stati fatti a monte dalla squadra alla quale ci siamo affidati per questo nuovo disco e per tutto quello che adesso è correlato. Però fondamentalmente io penso che, al punto che erano arrivati Bull Brigade post Vita Libertà, in quell'ambito lì non c'era più molto da porsi come obiettivo, nel senso che avevamo presentato lo split con un Servium al Gabrio di Torino, avevamo fatto più di 800 biglietti, più di 800 persone, e avevamo comunque suonato da headliner a tutti i piccoli festival, avevamo fatto tutta una serie di cose, ed eravamo arrivati a un punto che, per dare delle ambizioni e comunque anche delle motivazioni alla macchina e farla andare avanti, tenendo comunque il gruppo unito e facendolo lavorare in maniera intelligente, comunque ci andavano degli obiettivi e qualcosa di diverso sul quale mettersi e confrontarsi, e secondo me è stata proprio la scelta giusta, nel senso che c'è sempre bisogno di cose nuove, di esperienze nuove, di mettersi un po' qualche obiettivo, di livellare un po' quello che uno deve andare a fare per andare a raggiungere sempre e anche per tenere comunque il livello di espressività, di voglia di scrivere, di curare i dettagli, di fare una produzione su un disco bella, di fare degli arrangiamenti sempre più ricercati, di provare a vedere come si comportano quelli che stanno veramente in Champions League, e di provare anche tu magari a fare come fanno loro, ecco. Non so se... Ma poi finalmente, oltre a tutte queste cose che hai detto, che sono tutte super giuste, è che poi finalmente anche il pubblico in Italia accetta e capisce e supporta questa cosa del voler alzare l'asticella, del provare a uscire dal proprio solito ambito, praticello, quei quattro amici e quella roba lì. Un po' di anni fa, guarda quelli, vanno nel locale, ma perché, ma come, eccetera, eccetera. Invece finalmente questa cosa anche qua è sdoganata, è capita, è supportata, e comunque è figo. Si calcola che, adesso ti racconto una roba, noi...
Cioè io sono venuto a contatto con tutto quello che è questo mondo perché andavo sullo skate e da ragazzino al liceo conobbi una band punk di Ivrea che si chiamavano i Nuvola Blu, un gruppo emo, Certo, tra l'altro anche abbastanza conosciuto. Poi tutto il percorso storico mio personale mi portò al Paso, quindi conobbi e divenni un fedele seguace di Mario Spesso, quindi che in quegli anni è stato uno dei più grandi direttori artistici di El Paso Occupato, fino a quando poi a un certo punto del suo percorso andò in conflitto con tutta quella che era l'assemblea della gestione dello spazio e insieme a un'altra persona diede vita allo United Club, no? Che fu quel circolo Arci che in un quartiere molto difficile della città di Torino diede vita a un'esperienza aggregativa, secondo me, irripetibile. C'era un live al giorno praticamente, dal lunedì alla sì, ci ha domenica, suonato, era sempre veramente live. figo, era proprio Ok. figo. Quando io arrivai lì e mi misi a lavorare insieme a Mario, conobbi poi tutto come funzionava il meccanismo, la MED, le agenzie tedesche. E per me era assolutamente inconcepibile il fatto che vi fosse delle strutture di persone che prendessero delle percentuali sugli spettacoli della band. Era una roba che io non potevo forse neanche immaginare, no? Che dietro tutto quel mondo. Poi però col passare del tempo diventi poi musicista anche tu, inizi a far parte della giostra, ma da un'altra posizione, e ti rendi conto che tutta una serie di cose che vengono fatte per far funzionare bene e per mettere nelle migliori condizioni possibile chi magari si è fatto 7-8 ore di furgone per venire lì a suonare, sono delle robe che danno un valore aggiunto che è pazzesco a tutto quello che poi è il risultato di un evento in qualsiasi ordine di grado e dimensione. Quindi col tempo anche in Italia si sta iniziando a capire delle robe che da altre parti erano già rodate e qua o comunque da noi a Torino erano una roba che abbiamo iniziato a capire e a masticare in quel posto lì e che adesso sì, adesso probabilmente finalmente anche gli addetti ai lavori, i gruppi e la gente sta iniziando a capire che ci sono delle robe che devono essere riconosciute, che il fotografo che fa le foto deve prendere un gettone, che chi scarica il furgone deve essere. Cioè, tante cose che messe insieme contribuiscono e che se anche nell'ambiente più piccolo e integralista, tra virgolette, si riescono a essere metabolizzate, tutto quello che è questo piccolo mondo ne può trarre un vantaggio che è pazzesco. Assolutamente così. No, soprattutto perché finalmente si è riuscito a portare anche un certo livello di professionalità all'interno di un mondo che un po' non ne voleva sentire parlare di questa cosa qui, no? Certo. Perché sembrava quasi che rovinasse, rendesse meno puro, non so neanche io bene quale fosse il percepito e l'intenzione di questa cosa, e invece poi dopo ti accorgi che in realtà sono tutte piccoli tasselli che creano poi dopo una roba Certo. molto più figa, molto più bella, e tutto funziona meglio e tutte le persone coinvolte, dalla band al pubblico a tutta la gente che ci lavora attorno a una data, ne traggono tutti vantaggio. Guarda che l'integralismo nella scena indie a tutti i livelli ha fatto più danni che bene. Cioè, questo Ah, ormai è sì. un dato a. Grande Cioè, lo classico. vediamo. Eh? Un grande classico. Sì, assolutamente. Ma tu quando prima parlavi di. Ma, a parte, Ciccio, ti ho interrotto per caso? No, Ah, ma tu ok. No, puoi è. comunque. Eh? Tu puoi. Ok. Senti, Eugi, quando parlavi di teste di serie lì di guardare quelli che giocano in, cosa che hai detto, Super League o Sì, no? no, Champions Champions League. Sì. League. A chi ti riferivi? Chi erano i tuoi modelli? Ma no, in realtà mi riferivo semplicemente al fatto che noi praticamente facendo tutto in maniera molto spontanea e senza troppi punti di riferimento,
avevamo raggiunto un livello per il quale non c'era più molto da chiederci. Certo. Poi è chiaro che ci sono poi dei percorsi che uno, o comunque delle situazioni che uno poi prova ad andare a vedere per cercare di darsi un taglio o un approccio. Ad esempio, per dirti, nell'ambito del punk hardcore, penso che i Talco sono un gruppo che gioca in Champions League, no? Perché fa i palazzetti in Spagna, fa dei numeri da capogiro, fa 60.000 persone alla Città del Messico e riesce a farli cantando in italiano. Quindi comunque sicuramente cercare prendere come punti di riferimento, comunque osservare come si muove una band di quel tipo quando deve fare una pubblicazione di un disco, ti può insegnare tante cose, no? Ti può dare, dei suggerimenti e dei consigli che ti possono servire molto. Poi è chiaro, è ovvio che la soluzione a tutto c'è ed è avere i soldi, no? Nel senso che comunque dicono che essere musicista è una roba per ricchi. Chi non è ricco deve arrangiarsi e deve cercare di fare di necessità virtù, e magari se tu hai un budget che è poco, però che ti può permettere di fare delle cose, devi anche essere consapevole che non puoi sbagliare, e quindi ti devi mettere a fare 100.000 telefonate a K alle 9 del mattino piuttosto che a questo e quello. E che risponde alle 9 del mattino? No, non ti ha mai risposto. No, a me mi risponde, sì, magari mi dice... A lui sì, perché ti fa toro, agli altri no, perché ti fanno squadra. All'inizio fingi un po' di volergli parlare, sai, di come è andata la partita, lui a bocca subito. Mi aggirava. O sul toro, buttala sul cibo, ti risponde subito. Sì, no, comunque sì, ma anche altri gruppi italiani magari che hanno poco a che fare con il nostro genere, che ne so, magari una volta ci eravamo sfiorati con i Fast Animal e Slow Kid a un festival, non mi ricordo dove. Comunque ci sono tante band che magari dal nulla hanno creato e costruito, hanno pensato e messo in pratica un futuro diverso, no? E sono tutte robe che mi hanno sempre affascinato, e sono delle sfide che a volte uno prova a mettersi dentro, e noi adesso per dire stiamo quest'estate, se tutto va come deve andare, faremo dei festival che mai avrei pensato di fare, e saranno già delle belle soddisfazioni. Buono. Tra l'altro salutiamo Kant che sottolinea che ha detto in tutte le salse il fuoco non si è spento, disco punk italiano migliore. Grande Kant. E salutiamo anche Valerione che si è presentato, come solito non manca mai. C'è chi ti chiede se sposterete il concerto della Santeria in un posto più grande a Milano. Oramai, secondo me no. È giusto che lo facciate in Santeria, cioè ormai l'avete battezzato sold out. Sì, oramai sì, poi io non ho mai suonato lì, in realtà a Milano credo di non aver mai suonato in un locale in vita Davvero? Mia. No, a Milano no, a parte credo al Decibel di Magenta o come si chiama. Prima okay. Si chiamava in un altro modo, mi sembra. No, forse adesso si chiama... Si chiamava Ideal, qualcosa del genere. Adesso si chiama Ideal, la prima Decibel, sì. Esatto. Okay. Ah, sì. Però no, a Milano non ho mai suonato in nessun centro sociale. In nessun locale, solo in centri sociali. E quindi anni fa, perché i centri sociali ormai... Ma sì, forse abbiamo fatto l'ultima volta, credo, con gli Agnostic Front a Segrate, lì al Baraonda, sì. Ah, sì. Ok. Sì, sì. Poi però, vabbè, sì, avevamo fatto l'Orso, il Bulk, l'altro si chiamava, non mi ricordo più, con i Banda Bassotti avevano suonato un'altra parte. Sì, tutti questi qui li avevamo fatti una volta in Piazzale Maciacchini, però sempre all'aperto, sempre organizzato dal circuito lì,
mai in un locale non credo di aver mai suonato a Milano. Dai, tra l'altro la Santeria è anche un locale proprio bello, cioè nel senso... Me ne hanno parlato in molti, che molto, c'è un bel suono. Bello, relativamente nuovo, perché c'è da pochi anni, però è un bellissimo club dove suonare. Noi abbiamo, io e Dario, abbiamo fatto Filler lì dentro, parecchie volte, perché certo, era veramente una figata di posto. E fra l'altro vi aspettano anche a Rivolta di Venezia, il vostro legame con Samal vi costringe quasi. Ecco, tra l'altro, ecco, loro riallacciandoci al discorso di prima, cioè questi ragazzi, questa realtà del Venezia Core, sono quelli che hanno veramente, sono proprio il cliché di tutto il discorso che abbiamo fatto sulla capacità di metabolizzare tutta una serie di discorsi che magari l'integralismo e il fondamentalismo Packercore avrebbe storto il naso, con, secondo me, ancora una cosa in più, che è quella di del non avere tra le ingombranze i mostri sacri, cioè quelli che magari arrivano da un vissuto della scena degli anni Ottanta, che prendono i ragazzini e vogliono dirgli cosa è giusto e cosa è sbagliato, fanno il catechismo, inculcano, indirizzano. E loro erano giovani, non c'avevano nessuno che gli diceva cosa dovevano fare. Hanno fatto sta roba nella maniera più spontanea, ovviamente con tutte le capacità videomaker, di utilizzo dei social, della generazione di chi ha 10 anni più di me, perché Sama ha 11 anni meno di me, e hanno fatto un botto pazzesco, no? Perché quel festival lì che c'è a Venezia, pensi, cioè a Torino, per dire, con la caterva di gruppi storici che abbiamo, che hanno detto la loro, hanno scritto pagine, hanno fatto dischi, che sono non saremmo mai stati in grado di fare una roba del genere, perché appena fai una roba che funziona un po', arrivano in 10 e tutti ti dicono una cosa diversa che è da fare, e poi si litiga, e poi questo è così, questo è cos'ha. E quella è un'altra roba che secondo me ha fatto la differenza anche lì. Poi loro, vabbè, sono grandissimi, sono super in gamba, che i fatti parlano per loro, però sì, Venezia è un altro bel posto dove adesso, quando ci vai, cioè dove una band che arriva in tour e ci va a suonare, trova un livello altissimo di accoglienza, di professionalità, di tutto, di gente che rispetta i patti, gli accordi presi, no, perfetto, cioè fantastico. Questo è un bel argomento. Come la vivi cioè Torino, nel senso la sua scena, perché Torino, cazzo, è una delle città con il più alto tasso di band in assoluto, e fra l'altro di band storiche, nel senso, a parte, vabbè, ovviamente, ma perché storiche rilevanti. Sì, esatto, però sì, nel senso, è ovvio che uno dice Torino, pensa subito a Negazione, ma ci sono state tantissime altre band, anche band con carriere brevi, come gli FX Chen Chen, per intenderci, che non hanno mai fatto. Però c'era, era uno di loro, era canavesano, un membro di un conoscente. Non conoscente, però era lo zio di un ragazzo che veniva a scuola con me, credo, okay, che avevano occupato la piscina di Caluso. Ma sì, la scena di Torino è in difficoltà, come un po' tutto il giro. Ciao Nick. Tutto il giro legato comunque a questa particolare genere musicale, nel senso che giovani non ce ne sono più che si avvicinano a questa roba, nel senso che il più giovane ci avrà veramente 26-27 anni. C'è questa roba che quando esce il disco di Bull Brigade c'è un bel ritorno di fiamma, si rialza moltissimo l'attenzione di tutti, anche un po' di quelli un po' più aged sul genere, e c'è molta più gente che magari gira i concerti. Dobbiamo ancora capire se avverrà anche credo che quasi sicuramente avverrà anche con questa pubblicazione, però con Vita Libertà cioè, ci fu una bella botta di hype
un po' a tutto quello che è l'entourage dei gruppi. Speriamo che succeda anche questa volta. E poi sì, c'è un po' di fermento, qualcosa sta succedendo, perché ci abbiamo un po' di notizie di magari di gruppi che vogliono riprendere a suonare. Sono stato coi frammenti la scorsa settimana in sala prove. Cosa hai detto? Cos'è, non lo sapevi, Cicci, che gira questa voce? No, non lo sapevo, non mi dite niente. No, fermi. Aspetta. Sono stato con i frammenti in sala prove prima a parlare come promoter e anche come di tutta una serie di cose che riguardano l'eventuale ristampa di alcune pubblicazioni loro, ma sicuramente i frammenti torneranno a suonare e lo faranno prima dell'estate, con una data torinese, e potrebbe anche darsi che ci sarà la possibilità di fare qualcosa anche a Milano. Adesso credo che domani mi daranno la conferma definitiva. Così, buttata lì così. Però a questo punto ti chiediamo un favore, portaceli sì. In trasmissione. Volentieri. Devo definire ancora calma, un po' di cose. Senza fretta, sicuramente loro torneranno, l'hanno già annunciato, anche un paio di loro l'hanno anche messo nero su bianco, l'hanno scritto, pubblicato. Però sì, probabilmente collaboreremo come Motor City con i frammenti. C'è anche gli Arsenico che sono in pista, che probabilmente faranno. Ah, c'è un grande ritorno in attività, sì, di un po' di gente. C'è un po' di voglia. Ecco, questa è una cosa che mi fa ben sperare, no? La cosa migliore sarebbe vedere magari qualche gruppo di ragazzi giovani venir fuori, però ancora questo, cioè, sono tutti sopra i 30 ormai i ragazzi che fanno roba e musica, o che ti chiedono di fare un disco, di un consiglio, non ce n'è più gruppi di ragazzini che suonano. E nel vostro pubblico invece come c'è composto? Anche quello, sì, magari due o tre Pischelli. Sì, due o tre pischelli che magari un po' per lo stadio, un po' per che si avvicinano agli ambienti un po' di chi fa politica, piuttosto che li vedi che ci sono, però non è più come una volta che c'era quella roba, sì, che arrivavano i ragazzini che, sai, si guardavano gli adesivi. Io quando andavo a vedere al Cavalcavia il Coltreno, che ne so, i Varukers o un gruppo punk, mi guardavo anche gli adesivi che aveva il chitarrista sulla chitarra, no? Perché all'epoca non c'erano i social, e quindi certo, ti nutrivi, no, di tutte ste robe, la spilletta, e adesso non c'è più questa roba. Sai che cosa? È che non gli interessa nulla né di politica né delle ideologie in generale, sono molto i super giovani, intendo, sono molto disinteressati e super disincantati, nonostante siano giovanissimi. È come, da quel punto di vista, è come se fossero super anziani. E poi hanno molto poco desiderio di essere, di identificarsi in una roba, cioè hanno una certa libertà che forse noi non avevamo quando eravamo pischelli, cioè comunque se eri punk ascoltavi punk e restavi lì, facevi fatica ad uscire dall'ambito. Invece loro li trovo molto free, cioè non si fanno troppe menate a passare da una roba all'altra senza un motivo, semplicemente mi piace quello, mi piace quell'altro. Sì, e sì. Quindi un po' probabilmente creati attrito con una serie di realtà che dovrebbero accoglierli, è difficile, è molto difficile. Certo, no, ma c'è una domanda di Valerio che calza a pennello con questo discorso, perché lui dice cosa si è rotto, cioè come mai tutte le altre scene hanno ricambio
e vabbè, ne parla anche al Punkin' Drublic nel documentario, ma in maniera molto superficiale. Cioè, secondo me, faccio una piccola parentesi, non è che le altre scene hanno più ricambio del punk, in realtà arrivano ondate di cose che diventano, fra virgolette, di moda per gli adolescenti, per quello i nuovi non arrivano sul punk, ma arrivano sulla trap e magari fra 2 anni saranno su qualcos'altro. Non è che da lì che parte il ricambio, secondo me il ricambio inizia a esserci nella parte successiva, cioè dopo che è passata la moda devono cercare loro stessi un qualcosa in più, e lì forse il punk non ha più l'appeal di una volta, non lo so, forse lì si è rotto qualcosa, non lo so, il mio punto di vista. Ma sicuramente il livello vabbè, numericamente è fuori discussione che non ci sono più i gruppi tutti i gruppi che c'erano una volta. Una volta ti facevi la cassetta da 90 e ti mettevi 7-8 gruppi per lato, 7-8 demo per lato, no? E poi te l'ascoltavi. Però è anche vero che io mi ricordo i tempi che si andava al Teatro Regio, c'erano tanti rapper e tanti punk, anti-punk, iniziava a esserci la moda del writing, dei murales e tutto, però poi l'ambito sottoculturale hip hop è sempre stato lì a stagnare, esattamente come il punk, fino a quando non è arrivato un impulso e una spinta che non proveniva né dal talento dei pop. Comunque c'è stato un qualcosa che ha, tra virgolette, gentrificato quella roba lì e l'ha portata, no? Per usare un termine, adesso dicono la gentrificazione quando prendi un quartiere e lo sì, sì. Quando decidi, no? Su uno scacchiere e spingi, no? In una direzione, perché diversamente io non me lo spiego. Poi è chiaro che mille dinamiche, no? di come gira, di come funzionano la musica, sono completamente cambiate e si sono ribaltate. Quindi alcuni dicono che adesso magari tornerà un po' di più la musica suonata, che ci sarà un ritorno. Io me lo auguro, però è da vedere. David, certo che puoi contribuire, ma infatti David dice: i miei figli semi-adolescenti vedono nella trap quello che noi vedevamo nell'hardcore. E in effetti il pensiero è anche quello, nel senso che se mio padre, i miei zii, il mio cugino grande o il mio vicino di casa quarantenne ascolta punk, per me che ne ho 14, quella cosa non sarà né attraente né trasgressiva. E quindi è chiaro che c'è quella componente di trasgressione che fa parte del genere, che fa parte di questa cosa qui, è da ricostruire in un certo senso, perché effettivamente per mia figlia non può essere trasgressiva una roba che ascolta suo padre, capisci? Sicuramente, no, ma sì, perfetto. Poi comunque il punto di rottura di sta generazione qua è proprio quella tipologia di atteggiamento e quella modalità di porsi che hanno questi trapper, no? Questo modo di fare, che poi magari per noi determinate ostentazioni ci possono sembrare assolutamente fuori da qualsiasi tipologia degli schemi nostri ai quali eravamo abituati, ma magari per loro invece sono una roba di ribellione adolescenziale pazzesca, e quindi vengono attirati più da quella roba lì. Ma poi secondo me, aggiungo una cosa a quello che ha detto anche Cicci, il discorso è che è vero che vedendo una roba vestita dal quarantenne, dal trentenne, un adolescente la considera vecchia e poco interessante, certo. Però se può avvicinarsi, conoscerla, ritenerla vecchia, è comunque un bene, perché poi quando lui crescerà riuscirà a decifrarne i valori, che i valori assoluti di una cosa che magari da ragazzino non gliene può fottere di meno perché vuole qualcos'altro. E in questo secondo me c'è molto di più da dire nel punk
che è nell'hard rock, per intenderci, lo dico in maniera un po' brutale, perché i contenuti del punk, dell'hardcore, vanno su temi etici, sul sociale, cose del genere. L'hard rock, ragazzi, le ballate della fidanzata e nel caso di qualcuno che ha ancora i capelli, la piastra, come gli emo secondo che si facevano ciuffo, cioè nel senso, non ho mai sentito gruppi hard rock particolarmente attivi come contenuti, per quanto poi li ascolti e li rispetti tantissimo, come ben sapete. I Poison, i Poison di contenuti de che, cioè dai, no, a parte gli scherzi, no, secondo me manca, però sono convinto che arriverà a un certo punto la band giovane punk che riporterà, magari che verrà, certo, criticata da tutti i punk over 40, ma che però porterà questi ragazzetti ad andare a riscoprire le cose vecchie. Speriamo, vabbè, guarda, me lo auguro. Esatto, in America sta un po' succedendo, cioè stiamo parlando più che di punk e di hardcore, stiamo parlando di pop punk, c'è un sacco di, soprattutto ragazzette, che stanno suonando, riportando certi suoni, tra l'altro dietro poi c'è spesso, fanno delle cose con Travis Barker, che ormai suona con tutti. Vabbè, ormai. E che però ti... no, il Dave Grohl del punk. È il Dave Grohl del punk. In un certo senso sì. E praticamente si riavvicinano dei nuovi ragazzi, dei giovani a questi gruppi qua, questi nuovi, questo genere, e vanno a riscoprire però poi, capito, il solito percorso a ritroso, no? Parti da lì, ah, però quello suonava con i Blink, scopri i Blink, poi arriva i Green Day, dai Green Day arriva i Bad Religion, dai Bad Religion arriva i Clash, cioè, capito? Sì, sì. Quindi va benissimo, ecco, manca quella figura lì in questo momento proprio per questo genere musicale, però secondo me succede, anche perché ormai stiamo vivendo di cicli e ricicli, quindi... No, è che poi negli Stati Uniti adesso ci sono anche che escono per Epitaph, cioè comunque non sì, per le major, per forza, esatto, di questi super pischelli che fanno veramente una ibridazione tra trap, emo, certo, rock, pop, ma ti basta, sì, che sì, qua da noi è arrivato come gusto, ma nessuno si è ancora messo a farlo. No, no, ovvio, perché c'è sempre quello sfasamento, cioè ogni tanto in Italia succede che siamo allineati, sì, con quelli che succedono. In questo momento siamo in una bolla di vuoto generazionale, probabilmente. Certo. Poi se tu apri la pagina di Kerrang o quella di Alternative Press, cioè ce ne sono a bizzeffe di questi nuovi ragazzetti che comunque, cioè, stanno su due riviste comunque che sono ritenute le bibbie di un determinato genere musicale. Quindi qualcosa si sta muovendo, bisogna solo dare il tempo al tempo, come si dice. Canto, non so chi sono i La Sed. Forse parlo del trio che sembrano dei punk che fanno la trap, ma poi sembra che fanno anche punk rock, giusto? Sai che non sono... Punk che sembra che fanno la trap, ma poi fanno... sono stato bene. Allora, esattamente. Sì, cioè... fra l'altro fra i ragazzini stanno andando fortissimo. Vedi anche... non so come dire. L'emo applicato alla trap, credo, potrei dire così. Ma in realtà, cioè, è una roba che negli Stati Uniti va già da un po'. Anche giusto quello che dice Nicolas, che cita Johnny Scandal, che effettivamente è uscito con un disco molto Machine Gun Kelly, che dopo un inizio trap si sta spostando più verso i Blink, è un mischione. Però sai che cosa? È che ad esempio, al contrario dei nostri trapper eccetera eccetera, Machine Gun Kelly, anche se è diventato famoso facendo trap, comunque dal vivo lui ha sempre suonato la chitarra, sempre, anche quando non era famoso, anche quando è diventato famoso come trapper, e poi ovviamente quella roba lì se l'è portata dietro fino a quando ormai è super famoso e faccio quel cazzo che voglio, anzi ci metto il punk, ci metto le chitarre. Anche Post Malone diventa famoso facendo quel pop, trap, robe così, ma pure lui è uno che ha sempre suonato la chitarra. È qua da noi che i trapper non sanno suonare un cazzo. È quella roba lì, cazzo, fa differenza
anche poi dopo a livello di composizione, gusto, poi ovviamente noi di musica ne mastichiamo da una vita, quindi riusciamo anche a cogliere queste differenze, che invece il pubblico giovane non coglie, perché non gliene frega un cazzo. Purtroppo si vede che in America suonano la chitarra praticamente, penso, 3 americani su 4 sapevano suonare la chitarra, quindi... ma infatti... qui siamo ancora al flauto, ragazzi, non ci posso fare niente. Sì, è un problema, è un problema, è un problema. Beh, poi calcolate anche che in America, rispetto a noi, gli ultimi 2 anni non ci sono state tutte le stesse restrizioni che abbiamo vissuto noi. Quindi anche i ragazzini che 2 anni che non escono quasi di casa per andare a un concerto o cose di questo genere, poi fanno fatica a relazionarsi in un concetto di musica, perché hanno il loro YouTube, si beccano al parchetto e quello per loro è la musica, no? Il sottofondo. Cioè non c'è l'evento, il concerto, come magari 2 anni fa potevano tranquillamente fare in qualunque locale, beccare un concerto punk, un concerto trap o qualunque altra cosa. Quindi probabilmente anche quello influenza un ritardo nell'arrivare a certi risultati o a certe influenze. O almeno me lo immagino, non so. È complesso e articolato sicuramente, la questione non è proprio... E da discografico come la vedi, come la vivi questa cosa qua, questa complicazione generazionale? Cioè ovviamente da artista, ok, il tuo pubblico, ma forse è più interessante vederla da persona che è un'etichetta, come rapportarsi con questa cosa qui? Ma lo chiedi a me o a lui? A me, ma discografico. Sì, no, discografico nel senso che comunque, magari piccole cose, però quello è, cioè occuparsi di un disco e della produzione di un disco non è mica una cosa. No, vabbè, per carità, è un ginepraio pazzesco, nel senso che sono robe che ovviamente hanno completamente ribaltato qualsiasi tipologia di dinamica e situazione alle quali noi eravamo abituati, nel senso che poi su tutte ste robe, allora tutto quello che concerne riguarda la parte elettronica, di meccanismi che questi ragazzi qua utilizzano per fare le loro robe, per me è veramente arabo, se non quasi, nel senso che io ho lavorato per la prima volta a una preproduzione durante la pandemia, ma perché non riuscivamo a incontrarci materialmente tra di noi abitando in comuni diversi, e i ragazzi che suonano con me hanno preso ste schede audio, hanno iniziato a registrare la roba da casa e abbiamo iniziato a scambiarci tutta una serie di informazioni e di file, di cartelle, che tra l'altro mi hanno dato la possibilità di scrivere in una maniera che per me era assolutamente innovativa, nel senso che ho scritto in maniera molto più profonda e sono riuscito a curare tutta quella che è la parte di scrittura della canzone in maniera assurda, perché io mi mettevo le cuffie mentre lavoravo, accendevo la macchina, il distillatore, ascoltavo le cose e scrivevo da solo, senza nessuno che mi disturbava. È chiaro che loro, questi qui, hanno invece una preparazione nella gestione di sti programmi, di sti software, di sti meccanismi, di creazione di suoni, che sono pazzeschi, perché nascono già con tutta una confidenza, con tutto quello che riguarda il digitale e cose. E quindi hanno delle competenze, delle conoscenze che sono pazzesche, no? Rispetto a quello che può essere uno come me, che per scrivere magari una canzone se la canta a lavoro, se la deve ricordare alla sera, poi dopo cena deve prendere la chitarra, deve cercarsi gli accordi, scriverseli, prendere un take e poi vai avanti. E quindi anche lì comunque si tratta di ambiti ai quali io non saprei
coi quali io non saprei proprio come, come rapportarmi. Facciamo un ragionamento, c'è un liceo musicale qui a Chivasso, il paese che è a 5 km dove vivo, che fanno conservatorio e comunque sono il top di gamma per quanto riguarda la preparazione o l'insegnamento degli strumenti musicali. E io c'ho il piccolino che ha 5 anni e ha proprio il tempo dentro, cioè non ha bisogno neanche del solfeggio. Io lo vedo già quando andiamo allo stadio che canta, lui non sbaglia mai il tempo, e quando balla non sbaglia mai il tempo. E poi vabbè, sa tutte le canzoni a memoria, le canta. E quando ero andato a informarmi, perché lui non voleva giocare a pallone come il grande, stavamo parlando con la mamma di valutare il costo di un eventuale corso, ma lì c'era il corso da sound designer. E io quella roba lì mi ha lasciato proprio spiazzato, ho detto ma è possibile che questo... Solo perché il sound design, lo studio del sound design non è solo riferito alla musica, ma è riferito in generale, cioè il sound designer lavora sia sulla musica, ma anche proprio sul cinema, rumoristica, certo, del cinema, del videomaking, oppure anche finalizzato ai social, il suono apposito per la storia del prodotto, della roba, eccetera, eccetera. Quindi in realtà il sound design è molto interessante, perché è più finalizzato al trovare il suono giusto per la cosa, quale che sia la cosa, cioè non importa qual è la cosa, è trovare e imparare gli strumenti per dargli un suono che funziona per quella cosa lì, ed è molto 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 figo, ed è super tecnico in realtà, è super proprio competenze specifiche, ed è bello, perché poi io in questi ultimi anni, da quando ho smesso per varie ragioni di suonare live, mi ci sono buttato a studiare queste robe qua, a studiare l'elettronica, a studiare plugin, a studiare le DAW, eccetera, eccetera. E non è così complicatissimo, ovviamente, per una lettura e un utilizzo normale. È chiaro che se vuoi diventare un super professionista, gli devi da forte forte. Ed effettivamente, come dicevi tu, hanno degli strumenti che noi... col cazzo, ce li sognavamo. Sì, poi sicuramente, io sono sicuramente fuori da qualsiasi logica, ma anche perché per mia indole non mi sono mai interessato più di tanto, non sono un tecnico, forse solo nella scrittura e in come curo magari le mie canzoni, però in tutto quello che riguarda il resto non sono mai stato un tecnicista delle cose. E non so neanche se ho risposto in maniera piena e corretta alla domanda che mi hai fatto, anche perché poi tutta questa serie di artisti che avete nominato durante la vostra conversazione della chat delle contaminazioni trap, non li conosco, non sono molto ferrato su questa materia, quindi sono un po' fuori dal tempo su queste robe qua, ecco, non sono molto aggiornato e sul pezzo per quello che riguarda tutte queste robe un po' più nuove, ecco. Sto imparando tante cose adesso, anche la gestione social, la sincronizzazione dei brani, il digitale, un po' me le sta insegnando Kappa, però... è un mondo, c'è un sacco di cose, è difficile essere sempre al 100% su tutto, ecco. Però prima tu volevo dirtelo già da prima, hai nominato i Talco, che sono una band che effettivamente ha un po' un percorso opposto rispetto a tante altre, perché da sempre hanno ottenuto molti più riscontri all'estero che in Italia. Ora, forse negli ultimi 3-5 anni in Italia si sono accorti che una band italiana comunque continuava a girare il mondo, e qua proprio la scena punk non gli dava il giusto riscontro. Io non so se anche tu l'hai vissuta così, perché io i Talco me li ricordo già più di 10 anni fa, che li trovavamo a suonare in dei festival in Germania con tutto il pubblico tedesco che sapeva a memoria le loro canzoni. Peraltro il gruppo, il pubblico tedesco, neanche il latino, quindi gli spagnoli o i sudamericani, i tedeschi.
ed era abbastanza spiegato. I tedeschi amano quando canti in italiano. Amano, sì, ma cioè, che ricantino loro le canzoni, io non l'ho visto fare tantissime volte. Per un gruppo punk, poi, devo essere sincero, solo con i Taiko. Io mi ricordo che la prima volta fu, credo, un Punk Italia, un festival di quelli organizzati da Maurone. Da Maurone, grande Maurone. E lui iniziò a parlarmi, no, perché quest'anno abbiamo i Talco, così. Io non li avevo mai sentiti. Era tipo, boh, erano già al secondo disco, ma i Talco. Ma sì, il primo, mi sembra che il primo venne fuori su Cobb Record, l'etichetta lì di Verona. Sì, ecco. Di Enrico. La reazione fu, adesso mi ricordo, io il primo impatto così, dissi, vabbè, questi vogliono inserirsi dentro quella fetta di mercato lì che magari si spomperà un po' quando finiranno di suonare i Modena City Ramblers, no? La mia idea era, sì, pensavo a una roba del genere, poi invece loro hanno avuto un percorso di assoluto rispetto, soprattutto all'estero, hanno sempre continuato a esserci dove contava esserci e a fare delle robe in maniera super prof. Sicuramente facendo i giusti passi dove andavano fatti, gli investimenti dove andavano fatti, e sicuramente poi ci sarà anche stato magari qualcuno bravo che gli ha cioè questi hanno fatto la sigla del Barcellona della Champions League, parliamoci chiaro, quindi comunque cazzo, è una roba che se gliela racconti a qualcuno che di quelli che come me ascoltava il primo disco di Talco quando era uscito, io gli avrei riso in faccia, no? Certo, sì, eppure... Sì, sì. Eppure sono arrivati lì. Oh, un avvoltoio canta, li abbiamo nominati, li ha già invitati. Super sul pezzo. Super sul pezzo, veramente. Spammino. Domani sera. Canta... Allora mi fermo qua, le domande le facciamo fare a Canto domani sui Taiko, perché sì, ce li ha lui in trasmissione. Non invitiamo i nostri ascoltatori. No, dai, sì, invece li invitiamo. Io adoro Canto, mi piace prenderlo in giro. No, andate da Canto domani a fare domande ai Taiko, ci mancherebbe. No, io infatti quando all'inizio li ho scoperti, anch'io probabilmente l'ho vissuto un po' come te, no? Ho detto, boh. Però poi, cazzo, va una roba, fa l'altra. Vai, poi quella roba di Barcellona, vabbè, stiamo Madonna. Parlando di una roba... Anche a San Paoli, avevano fatto un inno. Ed è comunque una band che ha fatto il suo senza star lì a cagare fuori dalla tazza o a rompere i coglioni a nessuno, ecco, intendo dire. Cioè, sono sempre stati molto... Ma è la cosa migliore. Tu fai il tuo e vai dritto per la tua strada. Gli altri sti cazzi. No, infatti. Però ecco, quello, no, ma per chiudere il discorso Talco, poi li lasciamo a Kat per domani. A me ha fatto piacere che adesso, finalmente, anche in Italia, sono stati quasi storicizzati, anche se in realtà sono mediamente più giovani. Però è un classico, K. Cioè, alla fine, cioè, se pensi anche gli UFO Mammut che sono stati ospiti da noi e che sono anche loro piemontesi. Cioè, gli UFO Mammut in Italia non suonavano praticamente prima di diventare super famosi nel resto del mondo e suonare all'Hellfest il sabato sera come main. Cioè, proprio... Sì. E poi di riflesso, ma anche i più famosi Lacuna Coil. Cioè, alla fine, fin quando non sono diventati famosi negli Stati Uniti, in Italia sì, a Milano ne sentivi parlare, era una delle tante band della città. Assolutamente. Non ti sento più. No, sto dicendo sì, Lacuna sono un grande esempio. Cioè, erano su Alternative Press, erano testimonial della Vision, sai, i vestiti, le scarpe. E in Italia ancora stavano, capito, gli davano gli spazietti su qualche rivista. Quello è un grande classico. Quello è un grande classico. Però sai, lì poi era anche un altro periodo storico, secondo me, rispetto a altri, perché comunque Lacuna hanno potuto sfruttare la scia MTV, riuscire a ottenere anche qualcosa che li ha un po' trainati
Beh, ma aspetta, MTV però le cose come Hit Bang Your Ball, quelle cose lì, programmi di metal. No, 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 il video della cover dei Depeche Mode è stato in Heavy Rotation. Ah, vabbè, ma perché già avevano fatto comunque tre album, eh? Sì, ma fino a quel momento lì, in Italia, il botto non c'era. Erano ancora un gruppo che ne parlavano ai trafiletti, come dicevi tu. Cioè, loro hanno potuto sfruttare quello che in quel momento era a livello mediatico il massimo, cioè avere un video in televisione, ma come è successo a tanti altri gruppi della scena di quegli anni lì che conosciamo, nel senso torinesi e non intendo, vabbè, per torinesi primi mi vengono in mente sono gli anni 77, cioè anche loro quando hanno avuto il passaggio MTV sono diventati un altro tipo di realtà. Sì, sì, assolutamente. Quando poi è finito il mondo delle televisioni, lì si è un po' resettato tutto, però. Sì, assolutamente. È difficile ricostruire in un ambito completamente diverso, è veramente complicato. Eugenio, voi avete suonato parecchio all'estero, ricordo in Germania, forse in Danimarca, ricordo. No? Ah, sì, abbiamo fatto un botto di live noi da sempre, un po'. Allora, io ebbi la fortuna di diventare il cantante di una band che si chiamavano Young Gang, che era un gruppo oi-punk di Torino del 94, e ebbi la fortuna di entrare a far parte di questa realtà proprio negli anni in cui loro volevano approcciarsi. Ci fu un CD, un disco che venne realizzato di una serie di canti anarchici che noi riarrangiamo in chiave punk rock, e fu una coproduzione di una ventina di etichette in tutta Europa, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Est Europa, e da lì partimmo con questa Fiat Brava e ci furono tutta una serie di concerti nei posti più impossibili e inimmaginabili, nelle condizioni più incredibili, durante i quali io comunque mi creai tutta una serie di contatti e di rapporti con amici, promoter, bar, locali, che poi mi tornarono utili una volta che venne fuori Strade Smarrite, il primo disco, che oltre ad avere questo bagaglio di contatti, ebbe comunque un grande successo in tutto quello che era il nostro background. E quindi da lì poi iniziai un po' con quello che avevo e un po' con quello che veniva fuori, e facciamo una scaterva infinita di concerti, tant'è vero che poi da lì iniziarono tutti i cambi di line up, perché poi la gente non ce la faceva poi a stare dietro a tutto, e appunto sì, ci furono delle date clamorose, cioè delle robe indimenticabili. Ad esempio capitò una roba super curiosa, e fu che a un certo punto del nostro percorso venne fuori una piccola etichetta del sud della Germania che si chiamava Diffidati Record, no? Che ci chiese una canzone da mettere all'interno di una compilation CD che facevano, e praticamente vabbè, mettiamo questa roba e mettiamo questa canzone, poi passano tipo un botto di anni e tipo 6-7 anni dopo mi arriva un'email da, adesso non mi ricordo come si chiama l'agenzia, comunque un'agenzia super super grossa tedesca. Se a volte arrivano proprio quelle richieste che lo vedi già dal taglio di come scrive il mittente, che è una roba super professionale, no? E mi chiede di suonare con una band che si chiama Fine Sane Fish Fillet, no? Allora io, che vuol dire tipo filetto raffinato di panna, comunque di pesce, anche io, noi avevamo l'etichetta tedesca, la Fire and Flame Record, gli scrivo al tipo e il tipo mi fa, no, ma stai scherzando, fa, chiedigli tanti soldi, perché quello è un gruppo mainstream grossissimo tedesco, che non hai idea, c'è una roba pazzesca. Allora io praticamente rispondo al tipo e gli chiedo, siccome era andata, gli avevo chiesto, mi sembra, 500 euro a concerto e i voli per noi e altri due o tre accompagnatori.
e i concerti erano sabato e domenica al Grosse Freiheit di Amburgo, entrambi sold out, cioè 5.000 e 5.000 sold out. E questo gruppo qua era un gruppo che aveva fatto la canzone con noi in quella compilation, tra l'altro che... E poi erano diventati mainstream con questo genere Deutsche Rock, ma una roba pazzesca, cioè che con tutta la gente che faceva il clap delle mani, e noi ci siamo trovati in sto locale dove la sera prima avevano suonato tipo i Duran Duran, credo, e c'era il ristorante, due camerini col ristorante dietro il palco. C'era mio figlio che andava qualsiasi ora e gli diceva latte, quello gli faceva il latte, no? Alle 2 di notte gli cucinava quello che voleva. Ma una roba che noi non ci eravamo mai neanche immaginati lontanamente di trovare. Poi abbiamo fatto le feste della curva del San Paolo anche noi dentro lo stadio, molto belle, indimenticabili. Abbiamo fatto il Barricata Festival a Parigi. Abbiamo fatto bei sold out alle sale più grosse in Spagna con l'ultimo disco con Non Servium, la sala Apollo di Barcellona, l'altra di Madrid che non mi ricordo come si chiama, anche questa qua di Pamplona che è già sold out, è una sala che anche quella tiene 1500 persone. E abbiamo fatto poi abbiamo fatto anche cose carine con diverse tifoserie un po' in giro per l'Europa, con i Bohemians di Praga, con che è la terza squadra, con quelli del Celta Vigo, i Celtarras, una volta abbiamo fatto un concerto, cose, sì, all'estero abbiamo fatto un botto di roba e forse ecco una delle cose... Cantando in italiano e non buttando dentro tanti slogan, no? Perché comunque i nostri testi slogan, a parte forse A Way of Life, che ripete questo motto nel ritornello, non è che abbiamo molto. È sempre stata un interrogativo di molti, come facevamo ad avere questo giro all'estero pur cantando in italiano. Però sì, abbiamo fatto un sacco di cose. Adesso ci manca anche lì... quel qualcosa che ci possa magari posizionare in determinati festival. Adesso è arrivata la Med che ci ha preso sotto e che a sua detta ci darà magari un po' di ci aprirà qualche porta anche lì, speriamo. Ottimo, speriamo, sì, molto bene, molto bene. Un mix di cose, un po' di fortuna, un po' di bravura, un po' di talento, un po' di essere a posto giusto nel momento giusto anche. No, in realtà no, ma noi non, cioè, sono tutte robe che sono molto dilatate nel tempo. Io qua parliamo di 15 anni solo di Bull Brigade, più altri 5-6 prima, nel senso che sono tutte robe che... Poi ti chiamano quella volta lì, poi l'anno dopo non è che chiamano l'altro gruppo perché vogliono la rappresentanza di Torino, perché magari sanno che sei in ambito sottoculturale, hai fatto questo piuttosto che quello. Cioè, noi veniamo da una fase dove non c'è un'attenzione rispetto a quello che è il... Adesso ci stiamo approcciando a una maniera di fare le cose per la quale chi verrà a sentirci o chi ci chiamerà lo farà perché ha interesse alla musica che facciamo. C'è una grossa, anche prima, non voglio assolutamente sminuire e snobbare quello che abbiamo fatto, però sicuramente c'è una grossa fetta di cose che ci sono accadute che sono portate dal fatto che probabilmente noi abbiamo avuto un ruolo all'interno di tutto quello che era un circuito, vuoi della politica, dell'antifascismo, del network, dello stadio, della curva del toro, piuttosto che di una certa maniera di porsi in ambito sottoculturale, e quindi succedeva che la curva del San Paolo, il collettivo, ti chiamava perché voleva mettere quella roba lì sulla sua festa, esattamente come facevano questi piuttosto che quelli, esattamente come accadeva, no? Poi sicuramente c'era anche una grossa componente di cose di successo che i Bull Brigade hanno avuto, che era generato da
dai testi delle canzoni, dall'atmosfera che sapevamo creare e dai luoghi in cui magari trasportavamo chi ci ascoltava. Però c'è anche, e lo devo dire, cioè c'è tanto anche di robe che capitano, perché nel nostro mondo, in questo circuito, comunque c'è un po' questa maniera di costruire, di fare, di prendere un pezzo di qua, un pezzo di là per fare le serate, per fare i cartelloni dei festival. E tra l'altro a Milano un pezzo di qua, un pezzo di là, vi siete portati Classe Criminale, il disco mostro, quindi c'è, cioè, fra l'altro è praticamente un mini festival la vostra data che avverrà in Santeria. Sì, c'è. I rapporti con gruppi storici come Nabat piuttosto che come Classe Criminale, li hai coltivati negli anni o sono addirittura precedenti ai Bull Brigade? Sono precedenti sicuramente, coi Classe già suonavamo in Piazzale Maciacchini, avevamo suonato con Classe Criminale e i Rifiuti, che erano il gruppo di Martin dei Sempre Peggio. E io suonavo nei Banda del Rione, no? Il concerto fu proprio davanti lì al, cos'è, c'era la Skin House lì, quel ritrovo di nazisti lì, sì, venne montato questo palco. Sì. Bravo. Classe già li conoscevamo da, avevamo fatto anche l'Usin Festival, Rude Boys Unity, alla prima reunion forse degli Sham 69, con i Class, che c'erano anche i Class con noi lì a quel festival lì a Ginevra. In Abat io li conobbi forse al Mattone Rosso di Vercelli, alla primo ritorno, si chiamavano Laida Bologna Crew, Steno con i Laida Bologna Crew, che non erano nient'altro che, credo, la componente ritmica degli Steb, se non mi sto sbagliando. Sì, comunque sì, il rapporto durava sicuramente da prima dei Bull, ma proprio per quello che ti dicevo prima. Steno forse faceva il direttore artistico anche in una roba che si chiamava Casa Babylon, che c'entrava con la festa dell'unità o di rifondazione, adesso non mi ricordo, e noi andammo anche a suonare forse con i Banda del Rione, con i Young Gangs anche lì. Sì, comunque rapporti ce l'abbiamo sempre avuti, perché comunque noi giravamo tanto anche senza suonare, per andare in giro per le situazioni, nei concerti, nelle robe che capitavano. Un ottimo esempio di gestione ottimale delle pubbliche relazioni, direi, perché comunque sembra assurdo, ma ho visto band che andavano in giro comportandosi da stronzi e poi si chiedevano perché non li rivoleva più nessuno. Cioè, sembra assurdo, ma è un dato di fatto. Cioè, ci sono delle... Beh, io ho lavorato con parecchie band anche che venivano dall'estero, ce n'erano alcune che veramente da mettersi le mani nei capelli, che però io, tipo, cioè, ad esempio mi viene in mente gli Hardskin di Millwall, no? Tifosi del Millwall, e loro avevano un modo di fare che era incredibile. Prima ordinarono, dicevano che uno era vegano. Allora mi ricordo che preparammo le lasagne con la roba vegana, perché io avevo tre date e c'era un pranzo in mezzo e avevo piacere di portarle a casa mia. Alla fine questi si svegliarono e si mangiarono tutta la roba vegana e anche tutta la roba della carne. Sì, oppure loro, sai, c'è uno di loro che è gay, no? E loro dal palco sempre lo spray, lo sfottano, ingiurie anche pesanti, no? Vanno a suonare a San Paoli, tutti vanno lì, sai, siamo onorati, sai, ogni band, sai, c'è questa roba di arrivare a San Paoli, fai il discorso, sai, sei contento, onorato. Loro salgono, fuck San Paoli, prima cosa dicono, fuck San Paoli, siamo del Milo. Tutto così, ingestibili all'ennesima potenza. Problemi a Roma, è iniziato Paolo Di Canio is shit, prima di ancora di iniziare a suonare. Poi dovevano salire... Che torto non hanno, eh? Sì, no, perché loro, essendo Millwall, quello era andato nel... Sì, certo. Nel West End. Ma a Roma comunque hai almeno metà della gente che ti dà ragione. E poi l'altra volta... La Lazio va sempre bene, quindi...
L'altra volta mi ricordo che non so più dove eravamo, tutti gli altri sul palco, lo trovo in bagno e mi faceva where is the stage? Nei bagni non trovava il palco, mi diceva where is the stage? E tu eri lì che correvi a destra e a sinistra, non sapevi più come fare a... Beh, un'altra volta i Toxpack, mi ricordo, li portavo a Venezia e c'era uno che mi faceva fermare il furgone e si coricava per terra sulla piazzola d'autostrada così. Tre volte, e poi la quarta, l'altro mi fa andiamo via, lascialo qua, gli faccio come lascialo qua, questo deve suonare. Diceva che avevo un problema nervoso, si doveva coricare, no? E io lì, sai, con la cioè sull'autostrada, dico, arriva una pattuglia, si ferma, mi diceva che cazzo, cioè questi da dove arrivo? E cioè veramente ne ho viste di tutti i colori. Comunque sì, i gruppi che quando poi li porti in giro e torni a casa la domenica sera e posi il furgone dici minchia mai più, veramente ne sono capitati. E poi la settimana dopo riparti. Oppure una volta siamo andati a fare 6 date in Germania con un gruppo di Bilbao e il promoter era alcolizzato, no? Ed erano 2. E il primo giorno si è alcolizzato e si è perso, non c'erano ancora i cellulari, no? E il primo giorno si è alcolizzato e si è perso. Il secondo giorno si è alcolizzato e si è perso, Lars si chiamava. E la terza mattina l'altro tedesco mi fa, have you here? Lars is lost. L'abbiamo di nuovo perso, no? Cioè, robe... veramente, che i gruppi dovevano stare dietro il promoter. Cioè, anche quello è capitato. Molto divertente. Mi sa che questo Lars forse lo conosco, sospetto che... Ma no, non è lui. Di Ascontainer. No, non è lo stesso no, Lars. No, ma perché Lars che dici tu, K, non era alcolizzato, non beveva Lars. No, che però beveva. Ha avuto dei periodi anche che non beveva. Poi ha combinato anche dei casini con la politica. No, allora non è il nostro. No. Sì, quello sì. Che conosciamo noi poi si è sposato la tipa no. Si è ritirato da sé, Dry Flash. Si è ritirato dalla Dry Flash. Vabbè ragazzi, io so che Eugenio Doani c'ha un'alzataccia e infatti oserei dire che lo liberiamo se non avete domande, se la chat non vuole chiedere altro lo farei tutto tornare tutto tranne il Bayfest, insomma il Bayfest non ci chiama, chi lo sa, magari il Bayfest Alex che ogni tanto ci segue avrà notato, chi lo sa, vediamo Alex, vediamo, Fabio, dai. Chiama i Bull Brigade, dai. Così vabbè ragazzi, io vi ringrazio, vi prometto che non appena avrò sistemato le cose con la band di cui parlavamo inizio puntata vi mando sicuramente Luca in trasmissione, così gli fate un bel po' di domande, tantissime. È stato veramente un piacere essere con voi, grazie mille per noi, grazie mille davvero tanto, spero, cioè, di essere, spero di essere andato bene, io ho fatto del mio meglio, dai. sei stato bravo. Non ho bevuto. Vabbè, senti, ma quindi Santeria è sold out? Sì. Però vabbè, dai. Se vengo con K mi fate entrare? Indubbiamente. Non abbiamo più neanche gli agganci in Santeria per entrare a Scrocco, no, perché li hanno licenziati tutti. No, sarebbe, credo che K non... No, ma c'è, penso che K sa come fare. Se basta che... Sì, c'è qualche... Sì, mi sa che una decina di... Samal qualche accredito ce l'ha ancora per i partner, per le persone che ci hanno aiutato a fare cose, quindi non credo che ci saranno problemi. Allora, il 15 comunque c'è il concerto, il 15 aprile alla Santeria, e so che nella chat dell'evento Facebook c'è sempre un giro di gente che se magari salta qualche biglietto riesce a rivenderlo, quindi... Sì, in realtà è successo una roba, è successo questo, che quando abbiamo aperto la nuova data e abbiamo detto che chi era impossibilitato a venire, visto che comunque il venerdì di Pasqua molti possono anche prendere, andarsene fuori, certo, a farsi 2 giorni a Savona, no? C'era la possibilità di chiedere rimborso, e di quei 580 o 600 quanti erano biglietti che sono stati venduti, staccati,
Se solo 16 hanno chiesto il rimborso. Cosa è successo? Che io gli ho detto, guarda, fai una roba, non rimetterli in vendita, tanto ci abbiamo una decina di ragazzi che vogliono salire sul pullman, che ci hanno già chiesto, li gestiamo noi e li facciamo dare ai nostri amici. Insomma, eravamo via, non mi ricordo, l'agenzia l'ha rimesso, il circuito l'ha rimessi, nessuno ha detto niente o ha detto che c'erano sti biglietti, talmente avevano foga, andavano ogni giorno lì sul link vecchio finché ne hanno trovati disponibili e in un'ora li hanno venduti, così quando noi siamo andati a chiedergli questi 16 biglietti, mi fa guarda che appena li ho rimessi, dopo 40 minuti se li erano già ricomprati. E quindi cioè, c'era gente che andava lì ogni giorno a vedere se diventava di nuovo disponibile, no? E quindi si è rimasti fottuti anche il prossimo perché... step è Bagarino fuori da Santeria. Infatti. Il prossimo step lì, poi dopo... qualcuno scriveva pago fino a 50 euro nei commenti, se andate a vedere c'è qualche commento un po' di questo genere. Va bene ragazzi, dai, allora io mi congedo. Ciao Eugenio. Grazie. Grande Eugenio, ci sentiamo presto, e in bocca al lupo per il tour e niente, noi proseguiamo. Ciao, ciao. Noi proseguiamo, ora mi sa che Danno non l'ha preparata l'edicola, vero? No, sono tornato tardissimo ragazzi, ma poi non c'è niente, in questo periodo, sì. da ieri potete immaginare di cosa stanno parlando tutti i giornali, almeno relativi a quelli di musica, cioè, si parla di McLanaghan. Sì. È stato un po' arrivato così, beh, ce l'ha detto Ciccio averlo, ce l'ha annunciato ieri, mentre eravamo in chat su WhatsApp. Sì, a me è arrivato contemporaneamente su tipo 18 persone in chat, mi hanno mandato tutti. Poi basta che aprivi Facebook e praticamente uno dei commenti, dei post era... Diciamo che una cosa, è stato un po' inaspettato, nel senso che rispetto ad altri che magari erano conciati male o cose del genere... Diciamo che l'Hanegan è sempre stato conciato male, quindi no, non è cioè che... diciamo che l'Hanegan sapevi non è che dicevi, cazzo. Non sarebbe diventato molto vecchio, ma no, cioè così capito. Sono praticamente certo che è morto di tutt'altro. Anch'io. Investito da un monopattino, che cazzo ne so, cioè però... Allora, dal messaggio della famiglia che ha detto di rispettare in silenzio le cose, può essere successa a qualunque. Ovviamente sì. Che fosse un personaggio problematico è risaputo, nel senso che più che umanamente per le abitudini che aveva è stato buffo, perché ovviamente su Facebook si sono sperticati tutti nel raccontare momenti vissuti, perché poi fra l'altro pur sembrando una persona malmostosa non lo era, quindi alla fine no, super amato, sempre... super amato, sì, super disponibile, sempre, cioè, non era uno che si tirava indietro se gli chiedevano una foto, non ti mandava a fanculo, cioè, io ho avuto la sfortuna di lavorarci in un giorno di quelli no, ma va bene lo stesso, non è che si è comportato male, capitano a tutti, esatto. Tutti quelli che hanno certe abitudini senza ombra di dubbio, però era più fastidioso l'entourage che aveva attorno. Cos'hai da dire contro quelli che hanno certe abitudini? No, però tu per esempio che hai certe abitudini ma non hai un entourage di merda attorno a te, quindi va bene così. Perché io sono il mio entourage. Avessi un ufficio stampa italiano che ti rompe il cazzo perché vuole il caffè lungo per Mark, perché non sa che cosa sta chiedendo, che è magari un caffè americano, perché devastato. Perché non hanno... tradotto caffè lungo uguale no caffè ma ben altro, però vabbè però fatto sta che in realtà poi è stato bello anche leggere tanti spaccati di vita che ha avuto con tante persone che conoscevo che lo hanno vissuto. È sicuramente un idolo, nel senso che è un personaggio che comunque ha una carriera di 40 anni e passa di musica, è anche una carriera importante, di qualità, interessante, una voce che... ma anche varia, perché ha fatto veramente di tutto, cioè fare dei pezzi con Isabel Campbell e passare ai Queen of the Stone Age. Disco tra l'altro è clamoroso, il disco con Isabel Campbell è qualcosa di pazzesco, quel disco è pazzesco, il lavoro che ha fatto con Queen of the Stone Age. Sì, no, ma totalmente d'accordo con te.
Poi io l'ultima cosa che ho ascoltato di lui è stato il pezzo che ha fatto sull'ultimo disco dei Manic Street Preachers, di cui sono fan, e c'è un pezzo con lui. Tornando a quello che diceva Capo sui commenti letti su Facebook, uno dei più belli secondo me è quello di Mauro Santoriello, amico anche di K, ha fatto un post bellissimo dove... Tu l'hai letto, K? Sì. Tu ci raccontava l'esperienza di MTV con... Da fan, cioè, prima, e poi da collaboratore, che MTV. Praticamente Mauro lavorava a MTV. Fra l'altro ogni tanto viene a seguirci anche nelle nostre dirette. Sì, sì. E a un certo punto... Mark Lanegan ha fatto un programma, credo Supersonic, comunque un programma con un live, un'intervista, e Mauro gli faceva le domande fuori dall'inquadratura, e Mark Lanegan continuava a chiedere di ripetere la domanda. A un certo punto Mauro, alla sesta, settima domanda che ripeteva, gli ha detto: ma è così brutto il mio inglese? E tipo fa: no, assolutamente, è che sei seduto dal lato sbagliato. Sì, cioè da quel lato non sei tu un cazzo, tipo sei seduto dal lato sbagliato, e da quell'orecchio sento praticamente nulla. Sì, esatto, cioè un gag così. Fantastico. Fra l'altro volevo chiedervi una cosa, magari voi lo sapete, perché è una roba che ho scoperto, ammetto che gran parte della discografia di Lanegan io non la conosco, non perché non mi piacesse, ma perché non l'ho mai approfondito. Sì, Screaming Trees, ok. Però sapevo di questo disco pubblicato a spezzettini e spezzettoni con i Nirvana. E ho scoperto, almeno ho letto, quindi non so se è vero, che Where Did You Sleep Last Night in realtà l'aveva scritta lui. No, è una cover di Bowie. No, allora aspetta. Il pezzo in realtà è un'altra cosa. È In the Pines, che è un grande classico del blues. Esatto. Che loro hanno riabilitato. Sì, no, il classico del blues, ho sbagliato l'altra canzone. Sì. Quella è The Man Who Sold the World, quella che dicevo. Esatto, The Man Who Sold the World. Sì, e che loro però avevano rintitolato Where Did You Sleep Last Night, e il testo ovviamente, in realtà In the Pines è sempre stata, tutti i bluesmen la riadattavano al loro mood, alla loro storia, perché raccontava appunto... No, aspetta, però c'è Where Did You Sleep Last Night di Late Belly, che è un pezzo del 39 ed è un super classico del blues anche questo. Quindi sì, penso che... Però è sempre In the Pines, cioè... Sì, certo. Magari si chiamava Where Did... Anche il blues è sempre un ricordo. Sì. Però la cosa è che loro l'hanno riadattata in un'altra maniera, ovviamente, come hanno fatto tutti i bluesmen, ed era esatto. Una roba che io mi ero sempre chiesto, cioè mi sembra una roba molto distante da Kurt Cobain. Era una delle cose che non avevo mai capito dell'universo Nirvana, era: che cazzo si è messo a fare un pezzo blues? Sai che hai ragione, sto guardando, la cover fatta da Nirvana viene proprio Mark Lanegan / Nirvana. Sì, perché in realtà quando l'hanno registrata la prima volta l'hanno fatta insieme, e da quello che leggevo Kurt Cobain, cioè in Nirvana più Lanegan alla voce, Kurt Cobain faceva i cori e suonava ovviamente, e poi quella versione lì è uscita in un disco di Lanegan, invece tutti gli altri pezzi che fecero in quella session sono finiti nei vari best of cofanetti. No, come si chiama? No, anche successivi, side. Credo. Come cazzo si chiamava quel disco? Non lo so. Cioè, ce ne sono stati talmente tanti di cofanetti After Death che... Comunque, mi si è aperto un mondo, perché ho detto: ah, vedi che allora non era stata una sua idea, mi sembrava assurda. Perché se c'era qualcosa che non trovavo in Kurt Cobain era quella vena da amante del blues, onestamente. E infatti, vabbè, così. Io non sono d'accordo, perché in realtà io nel Nirvana, ed è una roba che, una peculiarità del Nirvana che è molto sottile, che è lo stoner blues che c'è nel Nirvana. C'è una piccola componente che ovviamente è nascosta da tante altre cose che sono un po' più evidenti di Nirvana, ma in realtà i Nirvana hanno sempre avuto una componente stoner blues piccola, sottile, nascosta, ma c'è sempre in tutti i loro dischi. Potrei anche darti ragione, però io mi riferivo a una cosa specifica in questo caso,
parlavo dei testi. Ah, cioè, non avevo capito che si parla No, sì, perché quello è proprio un grande... Il riadattare quella canzone è proprio, non so, è un battesimo che ogni bluesman in qualche maniera fa. Poi non è che ovviamente tutti il pubblico, vari, però ci devi passare attraverso quella canzone lì. E boh, mi sembrava comunque distante. Poi sì, forse a livello sonoro ci può stare, magari non era un'influenza di Kurt, magari era Chris, chi lo sa, cioè può essere quella qualunque, però sì, a livello di sound è un altro discorso. E, no, beh, sicuramente purtroppo è una grave perdita. Fra l'altro, abbiamo detto 100 volte che dovevamo fare una live su di lui con la Valeria e non l'abbiamo mai fatto. A questo punto bisognerà farla per forza di cose. Tra l'altro, tanti cuori a Valeria, che sarà sicuramente in super lutto. Sì, ha preso. Ho visto che ha fatto parecchi post. Non l'ha presa bene. Anche altre persone che ho visto. Cioè, non so se K conosce Elena Di Vincenzo, la fotografa. Sì, sì. Di vista, cioè, comunque si so chi è. Sì. No, poi lei aveva avuto anche, cioè, anche in contatto con lui, se ho capito bene. Cioè, comunque era il suo gruppo preferito e una grande fan. Ha colpito un po' tutti. Comunque un personaggio, sai, sono quei personaggi talmente... Allora, diciamo che la componente del maledetto, fra virgolette, concedetemelo, è affascinante, nel senso, nel mondo del rock. No? Una cosa va detta. L'eroina ti rende bello, c'è poco da dire. Pochi cazzi, però ti fa un po' sudare alle volte. Ma quello, vabbè, chi se ne frega, però cioè, no, è un... Se ti fai e sali su un palco, sei più bello, cioè, c'è poco da dire. Non so come funzioni questa cosa, però va così. Sì. Va no, citato. Poi comunque diciamo che nello stereotipo del rock il paradosso è che ne sono caduti tanti e lui invece stava ancora in piedi ed era quello che era messo peggio fin dall'inizio, perché di tutti quelli che si conoscevano poi cadevano gli altri, ma lui invece sembrava passare attraverso imperterrito. Adesso ci chiuderanno il canale per... Io tiro solo acqua al mio mulino, non ti preoccupare. Comunque sì, dispiace. No, il vero problema, ragazzi, il vero problema è che Eddie Vedder farà la canzone, è che ci è rimasto solo Eddie Vedder, puttana Eva. Il vero problema è lo beve solo vino, quello beve solo vino. Lui, TikTok e l'ukulele, porca troia. Il problema è che Eddie Vedder farà una canzone dedicata a Mark Lanagan. Quella è... Che pazienza. Va bene. Ma ragazzi, bene. Poi fra l'altro... Adesso sono triste, definitivamente. È rimasto solo lui? No, vabbè, qualche altro cantante... Chi? Dimmi chi. Di loro, di quella scena lì. Di quella scena lì. Soundgarden è andato. Nirvana è andato. Alice in Chains è andato. Stone Temple Pilots è andato. Stone Temple Pilots è andato. Che ne butto lì uno che però mi boccerete. Il cantante dei Bush non lo consideriamo grunge. No, io non lo considero. Non lo considero. Sono inglesi, capito? Erano inglesi. Non lo considero. No, no, avevo un sospetto che sarebbe andata così. Non li metto. Non li Andrew metto. Wood, vabbè, lui era ancora prima di tutti. Quello dei lui era il precursore. È rimasto solo Eddie. È crepato pure quello dei Blind Melon, che era dello stesso posto, ma faceva musica hippie. Sì, ma lui anche quello... Jimi Hendrix è morto da mo. Hendrix ci ha dato che ci ha dato. Capostipite. È rimasto solo Eddie. Capisci che questo rende il tutto ancora più triste. Sì. Come al solito si dice, no? Se ne vanno i migliori e quelli che restano. Ho capito, però lasciateci qualcosa, se no un cazzo di casino. Ovviamente adesso Valeria ci uccide, però fa niente. No. Ma quella scena lì comunque... Tra l'altro i chitarristi ci sono tutti, ci sono tutti i cantanti, solo cantanti, tutti cantanti, batteristi ci sono tutti, pure troppo, mannaggia la miseria. Ce n'è un altro anche, poi non mi viene il nome. Aggiungerei che comunque anche Mike Patton non sta benissimo, perché Mike sta Patton svalvolando. Sta molto bene, anche se col grunge anche se non anche, c'entrava proprio. Esatto, era precedente. Però anche il buon Mike non sta tanto bene. Parlando di cantanti, insomma, qualche problemino c'è. No, a me è spiaciuto perché
tipo l'anno prima della pandemia doveva venire in Europa, poi hanno annullato il tour e più volte. So che forse gli era venuto anche il Covid, era stato male per colpa. Sì, sì, era stato male di Covid, qualcosa del genere. Era Novax, no, che poi si è pentito, qualcosa del genere. Vabbè, no. Lì poi gli americani, queste proprio... cose sono ancora più complicate da gestire, lasciamo stare, meglio non parlarne. No, no, infatti è un po' un peccato, non solo artisticamente, ma perché sicuramente aveva ancora molto da dare come musicista, nel senso che non è stato uno di quelli che ha fatto dei dischi flop. Cioè, ecco, una cosa che secondo me lo rende molto importante per tutta la sua carriera, dove ha fatto tante cose diverse, non ha mai fatto il disco buttato lì o fatto male, ecco. Ha mantenuto una media. No, ma vabbè, a parte che aveva una sua come dire, qualità personale artistica, cioè comunque il suo timbro, la sua voce, la sua interpretazione, era, anche se gli facevi fare Fra Martino Campanaro, comunque la faceva a livelli incredibili, ma perché ce l'aveva lui, cioè, ma è, io, per me Lanegan è come Tom Waits, capito? Sì, quel tipo di artista lì, tra l'altro Tom Waits ci seppellirà tutti, lui sì che ci seppellirà, ma tutti, ma perché Tom Waits è Satana, non so se voi lo sapete, ma in realtà è Satana sulla Terra, Tom Waits. Infatti gli fanno sempre fare quella parte nei film particolari. Io volevo solo dirvi che Mark Arma dei Madonna si sta toccando le palle comunque. Ah, ecco, sì. Ah, sì, è vero, c'è ragione, però loro magari in quanto pre-grunge può salvarsi per quello, perché è pre-grunge. Tad Boyle però vabbè, quello che... cioè, comunque sull'altare bisogna immolarci qualcuno, funziona così il rock and roll. Sì, ma Tad secondo me, con tutte le volte che è cascato dal palco perché era ubriaco, non è morto, e anche lui probabilmente è immortale, perché cazzo, anche Garcia è ancora vivo, pensa, anche i Madonna, i Melvins. Eh beh, sì, effettivamente. Comunque, l'altra notizia. Scusate, però, a voi qual è il disco che piace di più dove ha cantato Mark Lanegan? A me piace molto il disco che citava prima Dan, con la cantante francese, che di cui mi ricordo. Con la cantante? Infatti due. Con quella cantante, penso, francese, Campbell. No, Isabel Campbell. Non è francese? Di dov'è? No, assolutamente. Vabbè, quella tipa lì, il loro primo disco insieme, perché se ne hanno fatti due, se non sbaglio, il primo è bellissimo. Poi a me Mark Lanegan con i Queen of the Stone Age ha proprio fatto dei pezzi incredibili, sia in Song for the Deaf che Lullabies to Paralyze, che cazzo era, come si chiamava lui? Lullabies to Paralyze, sì. No, comunque Isabel Campbell è di Glasgow, se ricordo bene, era la cantante di un gruppo che invece, ecco, il suo gruppo non mi piaceva per niente, erano i Bell and Sebastian. E Noiosini. Esatto, però con Lanegan è fighissimo. Sì, perché le due voci insieme suonavano da paura. Assolutamente. A me quello che era piaciuto molto, anche se non so se tutti lo considerino fra i migliori, era l'ultimo degli Screaming Trees, Dust, che andò così e così, credo, a livello di vendite, probabilmente fu uno dei motivi che poi portò la band, uno dei tanti motivi che portò la band a sciogliersi. Cos'è che ha detto? Guarda, io Nicolas, che sei te che hai scritto in questa chat. No, l'ho detto io, Nicolas. Ok, l'hai scritto tu, Johnny Scandal, prima, quindi assumiti le responsabilità. Già. Sì. Ho detto io comunque, Nicolas, quindi mi assumo... No, ma io ti sono venuto dietro, Dan. È vero. No, comunque, lui aveva fatto qualcosa, magari Nicolas ce lo confermerà se voi due non ricordate. Aveva fatto qualcosa con Greg Dooley anche? Sì, no, te lo confermo io. Sì, come si chiamavano? Twilight qualcosa, o sbaglio? E quello era con Manuel Agnelli, però, mi sembra. Mark Lanegan ha fatto un disco con Manuel Agnelli? No, Greg Dooley. Gutter Twins. Ah. Gutter Twins. Gutter Twins. Ok. Grazie, Nick. Vabbè, cambiando argomento.
Scusate, esatto, chiudo la parentesi, però io Lanegan l'ho conosciuto proprio mentre stava facendo, era venuto al Jungle a fare le prove per una roba con gli After Hours. Al mattino del 99, credo che fosse 98, devastato come solo lui poteva essere. Come giusto che sia. Ho visto una foto di Giorgio Prete con Lanegan su Facebook. Sì, sì, loro erano molto amici di Mark. Ma c'era anche un botto di amici in Italia, ho scoperto. Era proprio, aveva un botto di amici anche qua in Italia. Cioè, in realtà pare proprio fosse una persona super amata da chiunque lo conoscesse. Il che rende ancora più un peccato tutto. Greg Dulli ha prodotto Ballate per piccole iene, sì. Ah, non lo sapevo. Sì, poi aveva fatto una band, un duo con Manuel che aveva fatto anche dei tour in America, i Twilight qualcosa, Twilight Singers. Twilight Singers forse. Sì. Però lì Mark Lanegan non so se c'entrasse qualcosa, non credo. Non so. Però vabbè, purtroppo sì. Vabbè, invece stanotte avete visto il live dei Daft Punk qua su Twitch? No, pensa, scusami, Cic, pensa che sfiga i Daft Punk, lancia la roba, schiatta Mark Lanegan. Beh, gran parte della gente che secondo me ascoltava Mark Lanegan probabilmente si sarebbe gustata anche i Daft Punk. I Daft Punk. I Daft Punk, scusami, ho mischiato l'ultimo. Che fra l'altro giusto un mese fa si erano sciolti, quant'era? Un anno fa. È passato un anno. Con la pandemia un anno dura due settimane. Sono d'accordo. Cicci, tu che l'hai tutto lo sei gustato? Io me lo sono gustato. E cosa? Quindi sono tornati insieme? No. Semplicemente quest'anno è il 25ennale di Homework. Ok. Che verrà ovviamente ristampato in un super cofanetto, vabbè, ma quello è normale, oramai è normale così. Nella giornata di ieri hanno riaperto un nuovo canale Instagram e un nuovo canale qua su Twitch, soltanto che erano immediatamente certificati, già spunta blu tutto, immediatamente, senza, così non c'erano dubbi, e già era iniziato a circolare qualche voce, e ieri sera alle 10:30 è iniziato, alle 11:30, da zero, canale in live, ed è partito questo live del 97, pazzesco, e loro senza maschera, tra l'altro, perché era pre super fama mondiale, pre video di Around the World, che ancora non ci avevano pensato, no, a quella roba lì. Loro avevano già fatto delle foto con delle maschere di carnevale, ma era più una roba, non ci interessa farci vedere in faccia, però quel concept di DJ e produttore, e di, cioè, prima di loro l'elettronica mainstream probabilmente, cioè, non esisteva, penso. Nick, prova a dirmi se sbaglio, cioè, però una roba elettronica, no, così mainstream, no, e di massa e famosa a livello mondiale, prima dei Daft Punk non so se c'è stato qualcosa di così tanto. Beh, Fatboy Slim è precedente a loro, eh? Non mi sembra. No, dici? Siamo lì, non lo so, non so se uno è prima, sì, o dopo, ma gli anni erano quelli, sì. Però non lo so. Beh, oddio, se andiamo a prendere i Massive Attack, sono sicuramente precedenti, però non so Massive se possiamo Attack considerarli sono quel tipo di elettronica, non sono quel tipo di concept, cioè, comunque... Ha ragione Valerio, i Chemical Brothers. Chemical, l'ho appena detto io, eh? Ok. Sì. Sì, ma conta di più Valerio, sei Valerio. Killer, ragazzi, sei tutto, cazzo. Sì. No, perché scrive solo rumore. Ah, Valerio scrive su i Daft Punk, hanno messo ancora tanta gente, scusa, dal clubbing e altra che arrivava dalle chitarre, sì, quello sì, loro erano. Ma perché erano talmente fighi, che cosa potevi dirgli di Daft Punk, cioè, ma già sul secondo disco, terzo disco, comunque c'erano dei richiami a gruppi hard rock e tutto, però con sì, poi hanno portato le chitarre funky, c'era di più il primo album piuttosto che era forse meno rock rispetto a quelli che sono arrivati dopo, che erano forse più rock.
Allora, non sono d'accordo che era meno rock, non c'erano chitarre, era pura elettronica. Sì, da quel punto però, di vista lì, però era rock. Però era rock in un certo senso come concept. Vabbè, comunque niente, ieri sera comunque è stato, boh, per me è stato emozionante questa cosa qua. Io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di vederli, ho visto i Chemical Brothers, ho visto i Justice, ho visto tanta roba elettronica, però ecco, i Justice per esempio, no? I Justice. Sono comunque... Justice. Sì. Sono molto derivativi, infatti secondo me è stato sempre un po' il... Poi comunque nascono con la stessa etichetta che è la Headbanger di Pedro Winter, che è un illuminato questo tizio, cioè ha scoperto mezzo mondo dell'elettronica. Però i Justice hanno un gusto molto diverso degli Daft Punk, in un certo senso sono anche più estremi, sono meno pop sì. I Justice, vabbè ragazzi, se potete andate a vederli dal vivo perché sono una roba fuori di testa. Uno dei due ha fatto un disco da solo adesso. Sì, no, non lo sapevo. Quello altro. Vabbè, comunque, insomma, da fan di Daft Punk è stato molto, molto emozionante. Poi, vabbè, lascia stare dietro marketing particolare, si sono sciolti, però continua a esistere una macchina che lavora per loro. Vabbè, cose, questioni, però, boh, non lo so, a me comunque mi ha emozionato, però Kappa con il suo romanticismo mi ha stroncato con dei messaggi killer e vabbè, niente, poi sono andato a piangere. No, se vuoi diciamo, io non mi faccio indietro, non è che... Beh, raga, è palese, avevano già la spunta blu, cioè è palese che qualcuno ha messo un bel po' di soldi sul tavolo, ma ha fatto bene, cioè... Bah, quello lo puoi fare perché occupi la casellina di modo che non la occupi qualcun altro, cioè è come quando decidi di comprarti il dominio, ma non perché ti serve, ma perché non vuoi che nessuno lo utilizzi. In realtà si fa. Sì, però poi non fai la diretta sorpresa quando apri il... No, certo, assolutamente, assolutamente. Questo sono d'accordo con te, assolutamente. No, è stato molto particolare perché comunque, sai, un live del 97, tra l'altro un live fighissimo, con un botto di gente tenuto nascosto per 25 anni, che potevi, boh, mettere in un super cofanetto da 1000 euro, che cazzo ne so. E beh, certo, ma poi ovviamente salutiamo in quanto proprietari anche di Twitch. Ciao Jeff Bezos, quando vuoi abbonarti con un assegno, noi siamo qua. È uscito qualche anno fa in Francia un film che ripercorreva un po' i primi anni e la nascita della French Touch. I protagonisti erano due ragazzetti che sarebbero diventati i Daft Punk. Eh sì. Molto interessante, carino. Tra l'altro, vi ricordate quando abbiamo fatto quella puntata sul quando devi smettere? Ecco, pensa ai Daft Punk. All'apice, non ti fai vedere da anni, tutti ti vogliono, tutti ti cercano. Se avessero deciso di fare un tour mondiale nel 2022 o nel 2023, avrebbero fatto... Boh, un devasto ovunque, in qualunque posto del mondo. E invece no. Ciao. Non si è capito perché si sono. Chi lo sa? Ma Io poi però da vi quello dico che. questo, lo metto nella chat. Su YouTube ci sono parecchi concerti dei Daft Punk. E nel 2007 c'è uno che si chiama Live, che è C'entravanti molto sempre il bello. capo, scusa capo. No, 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 vai. Stupendo, l'ho letta solo adesso perché stavo copiando il link. E alla fine, Vero. Non hanno fatto un tour di Random Access Memories, vero? Cazzo, io, cioè proprio, ma raga, ma noi che cazzo ce ne frega? Così. Grandi, grandissimi. È vero, E ma poi va detta una cosa, non hanno fatto un disco brutto che sia uno. anche la Magari c'è colonna qua sonora di Tron era bella. anche la colonna sonora del film... Tron. No, no, la colonna sonora di Tron è meravigliosa.
Dai, come cazzo si chiama? Quello che aveva fatto Capitan Harlock, Leiji Matsumoto. Come si chiama quel film? Interstellar. No, Sì, Interstellar forse Overdrive quello. sono i Pink Floyd, non ci trovo cazzo, ho sbagliato Senti, mezzo. tutta l'altra roba, invece, chi Casino. potrebbe smettere, chi ha rotti i coglioni, è comunque un argomento di cui si parla molto in Dave questi Grohl? giorni. No, i Tool che fanno un disco iper costoso. Chi? L'avete sentito? Dei Tool No. e di quel disco Io Cup sono d'accordissimo con queste mosse qua. Io sono Deep. No, d'accordissimo, Cup, fanno racconta. bene. Tra l'altro l'hai messo tu Cup il posto, l'hai fatto tu il posto, no? No, mi sa di no. Di Vabbè, cosa? comunque, se non ho capito male, hanno fatto una ristampa di un disco, del disco, in una versione super figa di 800 pezzi firmato da tutta la band che saranno venduti solo e soltanto al banchetto live, quindi non sarà possibile reperirlo in nessun'altra maniera. E secondo me fanno bene, cioè fanno benissimo. Perché Al prezzo? no? 899 dollari, qualcosa del genere, mi sembra di aver Io mi letto, però. immagino, io ragazzi, io mi immagino Tipo il una banchetto band con che... 899 Cioè, dollari. scusate ragazzi, Vabbè, no, raga, 8,95, mi fai lo strisci, sconto? Ho strisci. 900, voglio io, mi devi ridare. Ma in realtà ci sta, ragazzi, non Ma si va, vendono, non si, fanculo, in realtà non si scusami, vendono cazzo. dischi, cioè, oppure, cioè, d'altronde che cosa possono fare i Tool? Cosa fai? Aprono un Patreon oppure aprono un OnlyFans dei Sai Tool? Non vendi cosa possono dischi? fare i Tool? Cosa possono Aprire un fare, capo? ristorante e smetterla, porco diazza, sono tornati dopo 17 anni con un disco di merda. Dai, su, dai, basta, Io diciamo come ricordo che stanno mi le hanno sempre cose. fatto girare i coglioni quando li dovevo mettere in copertina. 810 dollari. 810, scusate, ho sbagliato. Devo anche pulirmi casa e suonare in salotto, va Che bene. terrei a precisare una delle grandi polemiche dell'hardcore che è nata proprio in casa di Ian McKay, che hanno fatto il cofanetto con i primi 5-7 pollici della storia della Discord. Ne potevi comprare solo uno per persona e già lì ti girava il culo perché se no ci mettevamo tutti d'accordo. Costava, non so, 180 euro e costava 180 euro di spese di spedizione. Ma Ed la era pure domanda su... No, vera, aspetta, cioè. aspetta, aspetta, Cic. Ed era pure su uno store che non era collegato a quello della Discord e quindi non potevi neanche ordinare della roba della Discord. Quindi cioè, ordinavi quello, spendevi Ah. una fucilata e ne potevi prendere solo uno, neanche dividerti le Certo. spese di spedizione con gli amici. Anti-bagarinaggio. Grande Ma la punk, questione grande attenzione per tutte le cose. Ma Ma la vaffanculo. domanda è, ma in 30 anni di carriera la Discord non è riuscita a trovarsi un cazzo di distributore in Europa? Ma com'è possibile sta cosa? No, in realtà ce l'ha il distributore, Ciccio. Ce Ho l'ha. Aspetta, capito. E allora le prevendite in no, Europa fanno aspetta. gestire il Eh no, distributore ma in Europa. è lì che mi fa incazzare. Scusate se lo dico, non, lo so che è un intoccabile. Ed è No, non per è un me, intoccabile Ian è comunque McKay, cioè. un'icona, è un personaggio che mi ha insegnato tanto. Però la leggerezza con cui hanno gestito col culo, esatto, questa cosa è veramente da serie B. E da loro non me l'aspettavo. No, Cioè, loro in realtà hanno sempre fai un fatto cazzo di così, in store in realtà. Europa, mandi 5.000 copie in Europa, le fai spedire dall'Europa. Porca troia, non puoi far spendere 180 euro di spese di spedizione. Ma va a fanculo. Cioè, ma non esiste. Ma Sono che d'accordo con cazzo. te. Chiusa parentesi, scusate. Chiuso parentesi. Tutto perché non ho potuto prenderlo. Ovviamente, è una rosicata bella e Certo, buona. e ho rosicato perché stanno iniziando ad arrivare ora, dopo 9 mesi, quindi con 9 mesi di ritardo, le copie a quei pochi italiani che l'hanno presa, che se ne vantavano, mortacci loro. Bravi, Kant avete l'ha fatto preso. bene. Non avevo l'edicola, ma abbiamo trovato gli argomenti. Poi c'è un'altra roba, però una roba che volevo mettere nell'edicola. I Maneskin hanno avuto una mega intervista su Kerrang! E questo farà rosicare un sacco di gente. Io mi stupisco che l'abbiano fatto solo adesso. Cioè, nel senso, Beh, ormai... immagino che in questo momento riuscire a fare un'intervista con i Maneskin non deve essere una roba facile facile, in questo momento. Ma Cioè. se sei una rivista straniera, lo è. Dici? Sì, perché hanno tutto il motivo per farsi promozione. Cioè, tutto quello che hanno fatto è finalizzato a ottenere interviste, riscontri, cose in genere. All'estero, in Italia, devono schiattare tutti. E Gin Perché Italia in e Gin Italia... No. Simmons Italia non ho più.
ha condiviso su Instagram una foto del cantante dei Maneskin con una maglietta dei Kiss. Chi? Scusa, non ho capito. Gene Simmons. Sì, aveva una maglietta dei Maneskin. No, ragazzi, possiamo... Cioè, io non ascolto i Maneskin, no, no. Però... C'è il cantante dei Maneskin che aveva una maglietta dei Kiss. Ah, vabbè. I Gene Simmons l'avrà presa da OBS. Esattamente, cioè, le magliette dei Kiss ormai è una di quelle magliette del tour del 96 della reunion dei Kiss che riprendevano. Ha ragione, perché quelli di OBS sono degli stronzi, hanno fatto anche la maglietta di Ride the Lightning del tour. Sono le magliette in cui c'erano le copertine dei vecchi dischi fatti dalla formazione originale, quella lì era quella di Dynasty, se non sbaglio. Attento Dan, non vai spesso da OBS. Io abolirei le magliette degli AC/DC in generale. Degli AC/DC o dei Kiss? Perché? Gli AC/DC, Kiss, tutta quella roba lì, basta. Iron Maiden magari anche. Le magliette di Iron Maiden fanno schifo. Credo che si siano abolite già da sole. Esatto, basta, quella roba lì, basta, dai. Mai avuto una maglietta degli Iron Maiden? Figurati io. Ma neanche dei Kiss? No, di Kiss ce l'ho. No, di Kiss. Regalata da Gilardino. Ah, beh. Con il testo di una canzone del primo album dietro. Degli Jalis, però. Ti voleva bene. sì, infatti, c'ha ragione Centravanti. Ormai quelle magliette lì le mettono i trapper per fare quelli che... Sono alternativi. Alternative. Sì, sì. Sai, la cosa che mi ha stupito è che Gue Pequeno, che è in modalità egocentrismo spintissimo, non si sia messo una maglietta di Ronnie James Dio, che secondo me sarebbe perfetta. Gli devo scrivere e dargli questo suggerimento. Perché immagino che ignori chi sia Ronnie James Dio, povero Gue Pequeno. Guarda, io l'avevo dimenticato e non vedo perché tu mi debba ricordare questa persona che tra l'altro ha malamente... Gue Pequeno o Ronnie James Dio? Ronnie James Dio, che ha malamente sostituito Ozzy nei Black Sabbath. E qua fai incazzare. Maniera... Ti posso dar ragione. In una maniera veramente disgustosa e volgare. Disgustosa e volgare. Ronnie James Dio ha scritto tra le canzoni più belle dell'heavy metal, però. Al di fuori perché tu hai dei gusti di merda, cosa c'entra? È un metallaro che produce dischi punk. Guarda, detto. Che io abbia dei gusti di merda va benissimo, lo accetto. Ma è facile toccarlo in quei due punti. Guarda come sta. Ma puoi dirmi che sennò, però, quel povero uomo che è pure morto oltretutto, cioè. Ecco, hai visto? Non c'è Ronnie James Dio, ma c'è ancora. Oh, dai, cazzo, è una canzone storica. Comunque il tipo di cui parlavate prima è convinto che siano tre persone, erano i James Dio. Tipo la Trinità. Ok, va bene. Guesus. Ma vaffanculo. A me un po' mi diverte quella roba lì, un po' mi diverte, a me fa ridere. Sì, un po' mi fa ridere. Ho capito, però se sei nato il giorno di Natale ci devi marciare sopra. In qualche modo. Iniziamo a morire a Pasqua, poi vediamo se resusciti, poi vediamo un attimo la cosa. Così. Vedi Valerio che è un uomo saggio, vedi? Si era tagliato l'indice con il tagliello e diceva che non aveva più senso suonare se non si poteva fare le corna. Non proprio un illuminato. Toniomi si era tagliato una falange. Sì, io a me si era tagliata la falange in fabbrica mentre lavorava. Se ne era bruciate le falange. No, si era tagliata. Ma poi come c'aveva? Cosa? Aveva un aveva dei gomini sulle dita perché no, ovviamente non... Sì, sì, una giunta di gomma che suonava con quello. Cazzo. D'altra parte, se no con le corde si tagliava subito il dito perché non aveva più la parte del cane. Se ce l'hanno fatta i Def Leppard, perché non doveva farcela lui? Diciamo che i Def Leppard hanno fatto un po' più di fatica, però... Vabbè, è un po' complicato quella roba lì. A Los Angeles c'è il Guitar Center, questo mega negozio dove
rischi anche di incontrare qualche musicista locale che compra strumenti. E all'ingresso ci sono delle lastre di cemento, tipo la Walk of Fame di Hollywood Boulevard, e ci sono tutte le mani dei musicisti lì, no? Cioè, col nome della band, Def Leppard, c'è per il batterista c'è una mano e un piede. Grande. Vabbè. Molto carina questa. Vabbè, ironico, dai, ci sta. Assolutamente. Ci sta, assolutamente. Vabbè, d'altronde. Ragazzi, siamo arrivati a 2 ore anche stavolta. Vediamo. Perché la chat qua, vedo che ancora c'è gente che... Che freme. Gli argomenti sono sempre interessanti, sempre interessanti. Poi, tra l'altro, se avete tempo, leggetevi questa intervista di Pete Townshend su Rolling Stone, che è molto carina. Ve la butto qua in chat. È interessante. Un uomo di 76 anni come affronta l'ennesimo tour. È molto carino. Dice delle cose... Io invece vorrei un attimo fare una piccola cosa che tanto ormai non c'è più in edicola, lo trovate solo negli arretrati di Rumore. Questo è il libro che era legato sul numero di gennaio, Sniffando Colla, dove appunto si parla di tutte le fanzine italiane, più o meno, e ci siamo anche noi di Pogo, e quindi volevo... ecco qua, aspetta che faccio un po' una zoomata, no, ecco qui. Momento Pompino. Sì. Più che altro il pompino a quelli di Rumore, che con questo splendido libercolo ci hanno gratificato. Grazie anche a te. Visto tutta la pubblicità che gli stai facendo, potrebbero anche venire in trasmissione. Cioè, almeno parlo per il buon Rossano, che cercherò di convincere anche. Mi piacerebbe parlare con loro, anche perché adesso stanno festeggiando i 30 anni, quindi sarebbe carino parlare. Sì, sarebbe opportuno, anche perché Nicolas ce lo teniamo come espertone per altre cose. E quindi non ce lo possiamo bruciare così. Nicolas è di casa, poi magari se viene... No, sì, volentieri. Chiaro, assolutamente. Comunque potete ordinarlo sul sito di Rumore, tra gli arretrati. Adesso vi metto il link, così almeno siete tutti contenti. Il mio carissimo amico, tra l'altro, è Marco De Crescenzo, che è uno dei soci del proprietario, non so, editore del Nuovo Rumore, non lo so. E quindi, però, ho capito, è l'omele che dobbiamo avere. È lui che sta dentro il giornale, capito? Tra l'altro, lui è anche un musicista, quindi insomma, si può parlare con lui di tante cose. Allora, aspettate che vi sto per mettere il link, giusto? Perché mi si è schiantato tutto e non... Ok, abbonamento, magliette. Eccolo qui. Tac. Valerio, il nostro uomo. Allora, Valerio, convincilo a venire a parlare con noi e organizzare le storie. Hai sentito ieri chi Rossano? Immagino di sì. Sì. No, il produttore dei Darkest Hour, che cosa c'entra il produttore dei Darkest Hour? Vabbè. Comunque, se volete recuperare il numero di 50 più 50 Sniffando Colla fanzine musicali italiane, vi mando il link in chat adesso e lo potete ordinare insieme al numero di gennaio di Rumore. Grazie anche a Luca Franzi. Con l'arrivo dell'estate dovete ricomprare magliette nere, ne abbiamo delle bellissime di Pogo. Esatto, sullo shop di Pogo. Venerdì scorso, fra l'altro, scusate. Grande, Dan sei il capo. Dan sei veramente il capo. Faccio un po' di cose con la pubblicità ogni tanto, quindi mi vengono bene. Io direi di... Io auspico il ritorno di un Gods of Metal, così le smogliamo tutte lì. Sarebbe bello, sì. Però le facciamo da abusivi fuori dal festival. Ovvio. Con la bancarella mobile. E sicuramente sparano, perché sicuramente ci sarà una mafia lì che ti... Cazzo. Arriva una macchina, ci caricano e ci ritrovano. No. Non ci ritrovano. Ti mazzolano proprio. No, volevo dire una cosa che non mi ricordo più. Quindi... Ah no, sì, venerdì scorso è stato un bellissimo evento che a Brescia, a Matrici Aperte, e ragazzi... è stato bello, proprio bello. Ci siamo divertiti io e Franz come due bambini. Cegna ci ha intervistato, per fortuna, senza farci dire delle minchiate astronomiche. Come sta il mio amico Cegna, che tanto non lo vedo? Bene, bene, bene. Continua. Non deve essere qui con noi stasera?
Franz, sì, ha detto così, però tu l'hai visto? No. Secondo me i preparativi per il viaggio in America sono... Ma va con Kant a vedere i Pennywise a Los Angeles? Secondo me no, però... Sì, per me va con Kant, ma non a vedere i Pennywise. Ah, no, credo che uno vada sulla West Coast e l'altro sulla East Coast. No, è vero, Franz va a New York. Sì, e l'altro a Los Angeles. Si troveranno, non so, a Denver... Esatto, a Washington DC, a metà strada, esatto. Oppure come hanno detto quelli del TG1, buonanotte Frankie, Mark Lanegan, che è cresciuto in provincia di Washington, esatto. No, ma poi cosa vuoi che vada a fare Kant a New York? Cioè, nemmeno i NoFX ci hanno mai suonato, quindi. Addirittura potrei avere dei dubbi. Guarda, io quella roba, beh, che ci sono, Kant, sono molto convinto. Io c'è un negozio di, non sono mai stato, però so che c'è un negozio su due piani di un negozio punk di dischi e merch e tutte le figate, poi non mi ricordo il nome, però è bellissimo. Sapete come lo so? Come lo sai? Perché, ecco, nella mia vita ho fatto anche il direttore degli ultimi 4 anni di Rockstar, la rivista Rockstar, storica rivista. Tra l'altro la prima italiana che ho comprato in vita mia, all'inizio 80. E praticamente avevamo delle pagine all'inizio giornale che erano da New York, da Londra, da Parigi. E avevamo degli inviati, gente che stava lì, che ci facevano le cose. Poi a un certo punto, con la crisi della casa editrice e tutto, questi non li pagavo e cominciavano a non scrivere più. Quindi mi sono inventato dei pseudonimi per ogni città e andavo su internet e andavo a trovare delle cose io. Questo è uno scoop, ragazzi. E... L'arte di arrangiarsi di Dan, volume 1. Quindi il portoghese in realtà sei tu. No, esiste veramente Daniel Macossi, poi ti faccio diventare amico suo su Facebook. No. E quindi allora sicuramente non è lui, sai che non sarebbe in grado di gestire due profili. E questo Lewis Piazza, grande nome tra l'altro, fece un mega articolo bellissimo, come abbiamo preso le foto dal sito, praticamente è un tipo, un giorno mi ha scritto dicendo figata, sono andato a New York, sono andato subito in quel negozio che... di cui Lewis Piazza aveva scritto su Rockstar, ed era, mi sembrava di conoscerlo per come aveva descritto tutto. Infatti, ero gasatissimo. Si potrebbe fare una bella puntata sui pseudonimi del giornalismo, comunque. Beh, abbiamo anche Zombie Kid, Giacomo Spazio. Saluti a Franz, che è arrivato adesso, però direi che siamo in saluto anche noi. Vabbè, ragazzi, dopo che Valerio si è confuso fra Devin Townsend e l'altro, infatti mi immaginavo uno degli U che produceva i Darkest Hour, proprio ci stava, togli quel pedalino distorsore, togli quel gate, togli tutto. Vabbè, ragazzi, io direi che la tagliamo qua perché siamo a pezzi. Sì, va benissimo così. Buonanotte a tutti, ci vediamo settimana prossima. Credo che sabato non ci sarà Punkfest. E nemmeno lunedì c'è qualcosa, non c'è niente di tatuaggi, vero, lunedì? No. Chi lo sa, vedremo, dopo. Si salta di settimana in settimana. 6, 7, non mi ricordo che numero è. Io vi dico questa cosa, farò fuori dagli orari, dai giorni soliti, uno speciale che ho costruito da solo, con un mio amico per una roba molto particolare, ma l'annuncerò a tempo debito quando lui mi dirà. Attenzione, hai capito? Hai visto Dan che ci ha messo sul fatto compiuto, eh? L'ha detto pubblicamente. Sì, l'ho tagliato così... fuori. Hai capito l'ho come si fa? L'ho tagliato fuori. Va bene. No, ma Cic, tu io puoi non ho capito niente. Però... Ah, io so che posso partecipare, grazie. Puoi. Dan no, perché non è abbastanza tossico. Ah, non è abbastanza? Tossico. Ah, ok. No, già così ho fatto un piccolo spoiler. Già così, esatto. Ho buttato lì un piccolo spoiler. Va bene. Andati, ragazzi, cosa fate? Una gara a chi mangia più Haribo? Vinco io. Vince sicuramente Ciccio. Vinco io, mani basse. Qual è il tuo Haribo preferito, ragazzi? Tutorial per far su. Tu apri una bustina con scritto sopra Haribo e quello che c'è dentro va sempre. Mangi tutto. Grazie.
grande centravanti. No, un pochino più complicato, ma ci sei andato vicino. Grande centravanti. Molto bene, molto bene. Ah, va bene, ragazzi. Gangia di Pogo? Ma... penso che molto bene. Stanno rendendo illegale, quindi direi che sia da capo. Nicolas. Attenzione, attenzione, no, ragazzi, ci metto, se no, prendete, no, no, le Haribo, le pesche di Haribo vi distruggo a tutti. Cic, la questione Cic, non è lo fare, non lo sfidare, ti spiego perché. Perché? Quell'uomo, questo uomo che vedi sotto di me, non Dan, qua. Questo ancora più sotto. Quello più sotto ancora è impossibile, cioè... ha un metabolismo che gli permette di mangiare quello che normalmente mangio io, ma che lui digerisce seduta stante. È una sfida contro la natura. Io gli ho già fatto una previsione. Allora un giorno il metabolismo lo abbandonerà e lui esploderà nel giro di 20 minuti. No, però la gara di Arrigo non ha nulla a che vedere con le lasagne che cucina la sua fidanzata, mi sembra di capire. Invece, secondo me sì, lui è temprato da quelle lasagne che sono il massimo, il non plus ultra delle lasagne del mondo e che meriterebbero un monumento, un'agitazione. Queste lasagne abbiamo parlato un sacco di volte, allora dobbiamo fare una serata speciale con queste lasagne. Sì. Io sono pronto anche a una diretta mentre fa le lasagne, fa qualunque cosa pur di poterle rimangiare. E io aggiungerei anche la diretta in cui si sfidano i due a mangiare caramelle. Sì, ma Cic rischia la morte perché poi non si arrende. Prima o poi... No, ragazzi, io l'ho visto mangiare come una merda. Mangia di tutto, fa delle cose allucinanti. È così, ragazzi, peserà 30 kg. Mangiare caramelle non è mangiare cibo. Mangiare le caramelle non è mangiare cibo, è un'altra cosa. Niente, centravanti è il nostro copywriter. Cibo lasagna! Puoi per favore assumerlo, K, puoi assumerlo. Va bene, centravanti sei assunto, noi facciamo dei contratti tipici, tipo quelli di ragazzi, posso chiudere con una bella polemica tirando merda su un festival storico italiano? Così? Senti, me lo concedete la chiusura proprio da infame? Ma vai, tranquillo. Umbria Jazz ha pubblicato un bando per fare il manifesto di Umbria Jazz pagando invisibilità. No, un festival che piglia 2 milioni di euro di finanziamento dall'Europa. Non vuole pagare l'artista che fa il manifesto. Cosa devono fallire. Ma non ci deve andare più nessuno a Umbria Jazz. Ma come ti pagano in visibilità? Cosa ti danno? Dicendo che hai vinto il premio per fare il manifesto. Ti taggano. Nel senso che ti invitano a Umbria Jazz e ti mettono su un piedistallo e visibilità. Che no, cazzo no, meno. Neanche, ti taggano nei social muove. E basta. È una roba vergognosa, uno scandalo. Cioè, nel senso, questo manifesto è stato disegnato da... mettono una roba così. Esatto. Non ti danno neanche un accredito per entrare, probabilmente. E con questo ricordo che Umbria Jazz ha 40 anni di storia. Lo stai sfruttando, poverino, è anche dimagrito Dario da quando lavora con te, Franz. Ringrazio Nicolas che ha pure messo in chat il link di questa vergogna. Madonna, è una cosa imbarazzante, scandalosa. Come perdersi e fare figure di merda. Ma fra l'altro Umbria Jazz, che è uno dei festival che è sopravvissuto alla qualunque, sputtanarsi così per un manifesto è veramente una cosa vergognosa, perché me lo aspetto dall'Eurofestival che chiedano alla gente di lavorare i volontari gratuiti, ma da Umbria Jazz al manifesto, ma dai 1000 sì, me lo aspetto che ne so, da Rocking 1000, da cose così me lo aspetto. Porca troia, Rocking 1000, cazzo altro. Porca troia, un giorno parliamo di Rocking 1000? Sì, fra l'altro mi permetti di bestemmiare quella puntata, però probabilmente lo farò anch'io. Okay, fra l'altro, da quello che ho capito, stanno cercando di rifilare la sola di Rocking 1000 a qualche altro paese straniero. Hanno in progetto un concerto da qualche parte. Forse non vorrei essere un altro concerto in Francia, cioè li fottono due volte i francesi. Dan di qualcosa. Che si riprendano e che gli diano la cittadinanza, per quel che mi riguarda. Teneteveli, esattamente. Sono tutti vostri, vi do 10 euro io, di tasca mia, in aggiunta.
A posto? Direi che abbiamo tirato un bel vagone di merda sul finale, così tanto per. Che dire, ragazzi, a questo punto buonanotte a tutti. Ciao Dan, ciao Cic. Ci vediamo settimana prossima. Buonanotte a tutti e ciao a Calacciato, ovviamente, che come al solito ha partecipato. Ciao.